di questa presentazione. Spero che si senta dal fondo benissimo. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro organizzato nell'ambito delle attività di Urbanit con il supporto del DICAR del Politecnico di Bari per la presentazione del 7° rapporto edito nel 2022 appunto da Urbanit, un rapporto sulle città dal titolo Chi possiede la città a cura di Annick Magnier, Camilla Perrone e il professor Massimo Morisi che sono qui con noi. Io ringrazio intanto l'istituzione che ci sta ospitando, quindi il DICAR del Politecnico di Bari, il Politecnico di Bari stesso che ha messo a disposizione questa sede. Ringrazio anche i curatori di questo volume che sono qui con noi. La professoressa Perrone non ha potuto raggiungerci, ma so che è sicuramente contenta di questa nostra iniziativa. E ringrazio, anticipo i ringraziamenti ovviamente alle autrici che si sono occupate di un caso studio che interverranno più tardi, la professoressa Barbanente e la professoressa Carla Tedesco, e anticipo per ora un ringraziamento generico agli ospiti che siederanno con noi alla tavola rotonda, rappresentanti delle istituzioni che abbiamo voluto incrociare per avviare una discussione intorno ai temi che solleva questo rapporto e alle riflessioni che da questo rapporto possono maturare anche in ottica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come dicevo, la giornata è dedicata alla presentazione del 7° rapporto di Urbanit, che costituisce una delle attività principali della nostra associazione. Urbanit è un'associazione tra 16 atenei italiani a cui si aggiunge la SIU, la Società Italiana degli Urbanisti, e ha come mission il compito di intercettare ricerche e politica pubblica, di far sì che la grande produzione culturale che si realizza all'interno delle università possa essere messa a disposizione delle istituzioni, delle amministrazioni locali e nazionali per poter costruire fertili alleanze e anche sviluppare percorsi innovativi di policy design e di politica istituzionale. Tutte le attività del centro sono spese in questa direzione nell'assecondare questa mission. Del resto gli ultimi anni sono stati particolarmente segnati. Devo ricordare con piacere la responsabilità che è stata affidata a Urbanit di curare le agende urbane di 4 città metropolitane, quella di Bologna, di Milano, di Roma e anche di Bari, e il recente invece rapporto con la Regione Puglia nell'ambito della costruzione del progetto Puglia Regione Universitaria. È un lavoro che ci vede quindi in prima linea non soltanto dal fronte della riflessione teorica, ma anche nel pieno delle attività pratiche che queste istituzioni, queste amministrazioni provano a fare con le loro attività. Questo è appunto il 7° rapporto, segue altri 6 e siamo anche soddisfatti della disseminazione che riusciamo a fare con le nostre attività. Nello scorso anno abbiamo chiuso le presentazioni del 6° rapporto Urbanit dedicate al tema dello sviluppo sostenibile delle città, avendolo presentato in 7 altri contesti, oltre ovviamente alla tradizionale presentazione che si fa a Bologna ogni gennaio. Questo 7° rapporto è stato già presentato a gennaio, lo scorso 28, e sarà ulteriormente presentato a maggio, il 16, presso la sede a Firenze. Ora la sede magari sarà, se vorrà, il professor Morisi potrà dare degli ulteriori dettagli, e a Roma, presso la Biblioteca del Senato, il 27 maggio. Siamo appunto convinti che la relazione e il rapporto debba avvenire attraverso più canali e più fronti. Un tema importante caratterizza questo 7° rapporto: chi possiede la città, il tema del possesso, della proprietà è dirimente rispetto ai modi con cui una politica pubblica può svilupparsi. Io non voglio entrare nei contenuti di questo volume, saranno i curatori a farlo con meticolosità, però ho interesse a ricordare che questo è un lavoro, come sempre lo sono i lavori di Urbanit, un lavoro corale, perché oltre ai curatori vi sono numerosi autori che hanno partecipato, ma soprattutto numerosi contributi che convergono nella pubblicazione nella forma di collana, di background paper che viene ad essa associata. È tra l'altro un'innovazione che Urbanit si sta dando, che proseguirà sicuramente anche con la nascita di una rivista che a breve vedrà
vedrà la luce. Ma soprattutto non ci fermiamo soltanto a commentare il lavoro che abbiamo già fatto, sappiamo che ce n'è ancora molto da fare. È in via di conclusione l'8º rapporto dedicato al tema della post-car city, al modo con il quale un modello sviluppato, una riduzione della dipendenza della mobilità carrabile possa oggi orientare le politiche di sviluppo territoriale. È stato individuato il tema del 10º e sono al lavoro gli autori di questo, scusate, del 9º rapporto e sono al lavoro gli autori, tutto dedicato alle questioni, ai modi con cui si spazializzerà il PNRR. Pertanto abbiamo tante cose da dire, tante questioni di cui argomentare. Io non voglio rubare altro tempo, credo di aver fatto una introduzione molto ampia, entreremo nel dettaglio con i protagonisti che sono qui a fianco a me. Abbiamo il direttore del Dipartimento, Carlo Moccia, che porta i suoi saluti istituzionali, che ringrazio per essere qui. Buon pomeriggio, grazie a te, grazie a Nicola per aver organizzato questa presentazione nell'aula magna del nostro Dipartimento, della nostra Scuola di Architettura. Grazie a chi farà la presentazione, avendo lavorato, credo, anche alla ricerca di questo rapporto. E ovviamente porto i saluti di Frizioso Cupertino, che, come si dice in questi casi, è impegnato per ragioni istituzionali, e porto il saluto dell'intero Dipartimento. E provo a dire, come professore, come professore di questa Scuola di Architettura, come anche appassionato discussore, e con Nicola, con Mariella, con Francesca Calace, e delle questioni che riguardano, diciamo, la città, alcune cose. E io penso che sia importante, diciamo, sviluppare, portare avanti, come fate voi come disciplina, come fate come Urbanit, una riflessione sulle politiche, diciamo, della città. E credo che questo sia un tema giusto: chi possiede la città e chi possiede gli spazi della città, e come la città come luogo, diciamo, per eccellenza di una comunità, come luogo fisico in cui si costruisce una condizione, diciamo, di vita collettiva, e riesce a offrirsi negli usi e ad una dimensione che non si esaurisca, diciamo, nella proprietà di un'area, nella proprietà di un edificio, oppure nella proprietà di una tecnologia. E questo è un tema enorme che ovviamente ci riguarda prima di tutto come cittadini, e però credo che ci riguardi anche fortemente come architetti. Se posso, avendo sfogliato molto velocemente questo, diciamo, rapporto, vorrei provare a offrire alcuni elementi, diciamo, di riflessione. E noi giustamente focalizziamo la nostra attenzione su come le tecnologie digitali, diciamo, abbiano spostato il modo di praticare, diciamo, la dimensione pubblica. E in una prospettiva spesso anche immateriale. E ovviamente questo è un problema enorme, lo vediamo problema enorme su cui, diciamo, si riflette con profondità da parte di tanti filosofi, e penso alle riflessioni di Roberto Esposito sul rapporto che lega immunitas e comunitas. E quello che vorrei tenere presente, diciamo, a noi è che esiste comunque una dimensione fisica, diciamo, dello spazio della città, esiste una dimensione fisica dello spazio del territorio, che io credo possa costituire ancora, diciamo, un oggetto
per me, diciamo, privilegiato della riflessione sul modo in cui una comunità si costituisce e sul modo in cui una comunità, diciamo, identifica se stessa, cioè si riconosce appunto in una dimensione collettiva. C'è ancora una dimensione che non fa riferimento ai modi, diciamo, virtuali dell'esperienza, della vita, del modo di costruire rapporti tra di noi, ma che fa riferimento al modo in cui noi attraversiamo, pratichiamo, stiamo, agiamo, contempliamo nello spazio della città, nello spazio di tutti, nello spazio pubblico. Questo credo che sia, diciamo, un obiettivo che possiamo riconoscere come ancora, diciamo, un obiettivo, almeno io lo propongo alla vostra riflessione, come un obiettivo, diciamo, dell'azione che l'architettura può fare per rendere appunto la partecipazione alla città più profonda, più consapevole e più ampia. E questo forse bisogna farlo anche ripensando il significato dello spazio pubblico nella città. C'è un grandissimo progetto che si può fare proprio a partire dalla condizione della città contemporanea, e proprio della sua forma, diciamo, del modo in cui la città contemporanea si costruisce nel rapporto con la campagna, con gli elementi di naturalità, e cioè costruisce appunto questa grande dimensione estesa della città. E c'è un pensiero che rispetto a questi elementi, diciamo, si può produrre, per produrre una politica della città, per produrre una politica della città che attraverso il riconoscimento di valore di questi elementi nella condizione della città contemporanea, questi sono ancora elementi fisici, sono gli elementi del paesaggio, appunto gli elementi di naturalità, sono le forme della campagna, e sono le forme del mare, dei rilievi. E questi possono diventare, io credo, un modo per interpretare il senso di bene comune e anche di spazio comune della scena in cui si svolge la nostra vita quotidiana in questa, diciamo, città così estesa. E vi auguro buon lavoro, potrò sentire una parte delle vostre reazioni, questo mi dispiace, però siccome immagino che sia registrata, sì, potrò. Sì. Grazie e grazie, buon lavoro. Ringrazio il professor Carlo Moccia anche per aver portato i saluti del nostro magnifico rettore. È collegata con noi l'assessora regionale Anna Grazia Maraschio, assessora alla pianificazione e assetto del territorio della Regione Puglia, che ringrazio e cerchiamo adesso di darle la parola in collegamento a distanza. Buonasera assessora, grazie mille per essere qui con noi. Riesce a sentirmi? Cerco. Scusateci, siamo in contatto in questo momento? No, mi dicono che in questo momento non è possibile, sicuramente riproverà più tardi, quindi lascio la parola anche al professor Nicola Martinelli, presidente di Urbanit. Sede di questo centro studi per le politiche urbane, Urbanit, e questo settimo rapporto, come scrivevo nella presentazione, rappresenta un giro di boa, cioè sono finiti due trienni di attività con due presidenti, Alessandro Balducci e poi Tecnico di Milano e Valentino Castellani che mi ha preceduto, e in questi i sei rapporti prodotti in quei due trienni sono serviti a Urbanit nel primo triennio per confermare, diciamo, questa sua mission di istituzione scientifica che può offrire ai policy makers e ai city makers un'articolata ricognizione su la natura implicita o esplicita delle agende urbane in un paese in cui questa, noi sappiamo, è una dimensione poco praticata ed è forse all'origine anche di tanti limiti di cui
probabilmente nella tavola rotonda del pomeriggio ci parleranno i nostri amici delle istituzioni. E nel primo appunto era freschissima l'approvazione della legge Delrio sull'istituzione delle città metropolitane, abbiamo guardato a caldo diciamo la prima sperimentazione che avveniva in giro per l'Italia, queste 14 città metropolitane, questo rapporto tra piano strategico metropolitano e piano territoriale metropolitano. E nel secondo abbiamo guardato al gap tra politiche urbane e governo delle città, che segnano a volte delle distanze molto forti. E poi nel quarto, con l'aiuto di Gianfranco Viesti, che voi conoscete perché l'avete ascoltato 15 giorni fa parlarci qui proprio in queste aule del PNRR, quindi mostrando l'interdisciplinarietà degli approcci che ha Urbanit, qui accanto a me ci sono dei pensatori politici, non sono dei tecnici urbanisti come noi. Quindi, pensatori è una parola grossa. Però. Allora dai, andiamo. Accettala. e quindi un economista che insieme a due colleghi ha curato questo quarto rapporto sulle economie delle nostre città. E poi gli ultimi due rapporti sono stati tematici, uno il quinto sulle periferie, coordinato da Giovanni Laino, il collega della Federico II, in cui come sempre cercavamo di chiudere il rapporto con delle ipotesi di strategie operative. Laino chiudeva con i suoi colleghi con una proposta di agenzie di quartiere per affrontare ad un tempo il problema abitativo delle periferie, quello delle disuguaglianze che si fa sempre più forte in tutta Europa, nel nostro paese e quindi in particolare in queste aree urbane. Qui vedo i nostri giovani laureandi che hanno un laboratorio proprio sull'housing sociale insieme a Mariella Annese e Giovanna Mangialardi, che hanno da poco cominciato a lavorare su una città che ci è stata suggerita dalla regione come caso studio, che è Foggia, dove la tensione abitativa sta diventando drammatica. Addirittura l'assessore, che interverrà tra un po', ci raccontava di una scuola riconvertita in piccolo edificio residenziale. Sembra quasi un processo all'incontrario di quello che alcune altre città fanno in Italia. E il sesto, invece, che abbiamo redatto con Maria Minini, Edoardo Croci, sull'agenda 2030 urbana, lo abbiamo fatto in pieno Covid-19, lavoravamo a distanza, e quindi diciamo il rapporto si è caricato anche di tutte le problematiche che sul tema dell'agenda per lo sviluppo sostenibile, sui 17 SDGs dell'agenda ONU aveva. E vi cito questo aneddoto perché fa capire la natura che ha Urbani. Io ero con l'ex sindaco di Torino Valentino Castellani venerdì a Verona, partecipavamo ad un dibattito elettorale di un candidato sindaco, peraltro voi giovani noto perché si chiama Damiano Tommasi, famosissimo calciatore italiano della Roma, quello a cui annullarono il famoso gol della nazionale, e un personaggio della società civile. E quella sera c'erano 200 persone in questa sala comunale, che perché ha un po' di anni come noi non è ormai facile mettere insieme per un dibattito serale, perché la città è vogliosa di un nuovo governo urbano, ed è andato a rubo il sesto rapporto di Urbanit. Questo perché probabilmente questi lavori che noi facciamo, così eclettici, a più mani, con più saperi che concorrono all'obiettivo, sono degli strumenti utili, non sono dei saggi da società scientifica, non abbiamo mai voluto far questo, ma speriamo che siano degli strumenti appunto perché poi si formi opinione pubblica e crei massa critica per un migliore governo delle città italiane. Ovviamente l'ottavo è molto tecnico, e questo Postcard City l'abbiamo guardato con attenzione venerdì nel direttivo, nel comitato scientifico della nostra società, è quasi pronto, a gennaio
del 2023, lo presenteremo a Bologna. Il nono si sta attuando sul PNRR e quindi la tavola rotonda, come dicevo agli amici che parleranno oggi pomeriggio, ci servirà, la registreremo perché sarà un materiale utile, vi ascolteremo veramente con curiosità perché voi state gestendo, ero a cena a Bologna con l'assessore all'urbanistica di Bologna che non dorme più la notte perché immaginate per una città come Bologna che è una città dinamica, che governa, che costruisce agende a differenza di tante altre, ci sono da investire centinaia di milioni di euro su opere infrastrutturali, su politiche sociali e quindi è molto complesso questo, anche perché c'è questo spauracchio, forse Nico ora mi guarda fisso mentre lo dico, del marzo 2026, data per la chiusura dei cantieri, che in Italia diciamo fa un po' venire i brividi, però insomma è una sfida a cui tutta la comunità deve partecipare. Quindi insomma questo è un po' l'obiettivo, questi sono un po' i compiti. Io ho lanciato proprio quel pomeriggio a Bologna l'idea che il decimo rapporto, quello del decennale, possa essere proprio università pubbliche per la città e il territorio. Cioè, così come siamo nati noi nel 2015 a Bologna, il ruolo delle università a dare un contributo oltre la terza missione, un public engagement. Io l'altra sera mi sentivo a Verona ingaggiato, no? in questo dibattito, in questa sfida. Addirittura ho risposto ad un'intervista dell'Arena, che non è certo un giornale diciamo apertissimo, e quindi appunto le università pubbliche di cui voi siete una parte consistente, per la città e il territorio, che contributi potranno dare per la città e il territorio in un momento come questo in cui, come vi diceva Viesti l'altro pomeriggio, l'Italia ha 211 miliardi di euro da investire, una cosa che nella sua storia non si è mai verificata. E quindi una grande sfida per tutti. Tra l'altro, insomma, che sarà marzo del 2026 o non sarà il marzo del 2026, gli impatti di quel PNRR lì dovrete gestire voi, futuri tecnici che tra qualche anno saranno sul mercato del lavoro, saranno, ce l'auguriamo, nelle istituzioni. Angela Barbanente vi potrebbe raccontare di quanto è stato per lei importante in quei 10 anni lavorare con chi veniva anche da questi dipartimenti, da queste aule. E quindi questa diciamo l'idea del nostro decimo rapporto, come a suggellare diciamo 10 anni di lavoro di questo centro studi. Quindi non levo ancora tempo ai nostri curatori e non so se l'assessore Maraschio adesso No, l'assessora Maraschio si scusa, ha iniziato una giunta ci si connetteranno non appena le sarà possibile. D'accordo. Molto probabilmente interrompendo, anche per questo si scusa. Una vita vissuta pericolosamente, quella post-Covid. Yes. Allora, prego. Posso introdurre i nostri... Vai. I curatori. Portiamo anche i saluti del sindaco Antonio De Caro, che era nel nostro programma e non ha potuto partecipare, ma sicuramente dal Comune di Bari, dalla città metropolitana, gli ospiti che abbiamo invitato ad interloquire qui potranno anche portarci diciamo direttamente i suoi saluti. Lasciamo lo spazio alla presentazione quindi di questo settimo rapporto, affidata a coloro i quali l'hanno direttamente curato: il professor Massimo Morisi, professore in scienze politiche e in scienze dell'amministrazione presso l'Università di Firenze, e la professoressa Annick Magnier, professoressa di sociologia dell'ambiente e del territorio. Non è qui con noi la professoressa Camilla Perrone, docente in urbanistica e presidente del comitato scientifico di Urbanit, che insieme ai nostri ospiti ha curato appunto questo volume. Prego, a voi la parola. Grazie per essere qui. Sì, buonasera, grazie al professor Martinelli, grazie. Buonasera, grazie Mariella, grazie a tutti gli amici di Urbanit e a voi tutti che siete qui. Il settimo rapporto, che fisicamente è questo, per ancora chi non l'avesse materialmente, questo è un corpus mechanicum, quindi esiste, e questo settimo rapporto
è per certi aspetti in linea con i rapporti che lo hanno preceduto e con quelli che vi succederanno, su un punto fondamentale. Cioè Urbanit è un'associazione di università fortemente orientata alla commistione, non alla confusione, alla commistione di più approcci disciplinari, di più approcci culturali. Quindi c'è una fertilizzazione reciproca fra le discipline che hanno a che vedere con il territorio, la città, la pianificazione, l'architettura, le scienze sociali, la sociologia urbana, il come si costruiscono le politiche pubbliche. La mia materia più importante è analisi delle politiche pubbliche, o perlomeno lo era, come vedete barba, insomma, significa che, come dice mio nipote, io sono ormai un vecchietto arzillo e non so se è ancora molto progressista, lui mi definisce ancora così, però continuo, questo è un vizio di chi ha fatto questo mestiere, a studiare, a cercare di fare ricerca. E in questa interdisciplinarietà Urbanit ha una delle sue peculiarità, perché non è soltanto conclamata, è effettivamente praticata. E quindi, se voi avete la pazienza di scorrere l'elenco degli autori dei diversi rapporti, vedrete che c'è certamente un imprinting molto forte di chi viene da aule prestigiose e fortemente formative come questa, però, perché si parla di città, si parla di territorio, si parla di governo del territorio, però le discipline con cui gli esercizi più complicati di governo del territorio devono misurarsi e le sfide che devono affrontare impongono ai governanti del territorio, ai pianificatori e alle pianificatrici dei nostri tempi di accedere a saperi, competenze e soprattutto prospettive culturali che non siano la mera tecnica della pianificazione. Anche perché, qui vengo al settimo rapporto per l'appunto, noi oggi abbiamo una sfida molto importante, ha perfettamente ragione il professor Martinelli a enfatizzare questo aspetto, questa prospettiva del PNRR, nel senso che dopo decenni di pianificazione territoriale, di governo pianificato del territorio, noi siamo una delle nazioni del mondo che, nonostante le dimensioni ancora rilevanti dell'abusivismo edilizio, siamo fra le nazioni del mondo più pianificate. Oltre il 70% del nostro territorio nazionale ha un vincolo paesaggistico sulla testa, che comunque è uno stimolo a governare in maniera prospettica, in maniera pianificata, il paesaggio, sia il paesaggio urbano che il paesaggio extraurbano, le nostre campagne, le nostre montagne, i nostri fiumi e le nostre città, per l'appunto. E nonostante questa tradizione di cultura pianificatoria molto importante, noi oggi abbiamo una sfida davanti che ci chiede sostanzialmente dei buoni progetti. Ci chiede di non solo fare in fretta, ma di inserire questa capacità progettuale all'interno... Il paesaggio extraurbano. È il mio sosia che naturalmente si è fatto vivo. E anche il mio angelo custode, di inserire questi progetti all'interno di scenari di pianificazione che li rendano coerenti, ma che siano progetti innovativi. Molti anni fa io scrissi insieme a Bruno Dente un saggio che si intitola Siamo negli anni, primi anni 90, quindi preistoria giurassica, un libretto che, se non mi ricordo male, io non ce l'ho più, credo fosse edito dal Mulino, che si intitolava Metropoli per progetti, e ci misuravamo con questa sfida, cioè ciò che avviene di nuovo nelle nostre città, soprattutto se sono città importanti come Bari, cioè città dentro contesti metropolitani storicamente molto forti, magari problematici e conflittuali in certe fasi storiche, ma comunque sono nodi di grandi reti territoriali. Ecco, in contesti come questo l'innovazione, l'investimento, la possibilità di trasformazione, la possibilità anche di manutenzione e anche di tutela avviene attraverso visioni progettuali spesso molto parziali. E questo è un problema molto rilevante, perché questo incita, stimola chi governa e chi amministra magari a un pensiero colto, a un pensiero anche forte in termini di voglia di innovazione o voglia di tutela evoluta, ma comunque orientata al breve periodo. E questo rapporto fra il lungo periodo della pianificazione,
già il lungo periodo della gestazione della pianificazione e il breve periodo di chi amministra che vuole legittimamente misurare il proprio consenso sulla base dei risultati ottenuti, ma anche sulla base delle aspettative che hanno le persone. Voi sapete che il conflitto più grosso che si genera oggi attorno alle infrastrutture, io faccio parte della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico e ci sono già una serie di infrastrutture importanti di questo Paese che sono oggetto di dibattito pubblico. Il dibattito pubblico è un istituto previsto dal nuovo codice degli appalti e dalle sue modifiche successive. Ebbene, ciò che le popolazioni sentono come questione rilevante è quanto dura la cantierizzazione? Come cambierà la mia vita nei 3, 4, 5, a volte 10, 15 o 20 anni del processo edificatorio di una nuova infrastruttura? Perché? Perché comunque io so che la mia vita ha un lasso di tempo determinato. Sarà un approccio egoistico e voi giovani ne state soffrendo molto perché tutto ciò che stiamo realizzando voi lo dovrete pagare in qualche modo, data la dimensione del debito pubblico che stiamo scaricando sulle vostre spalle e sulle spalle dei vostri figli. Quindi speriamo di farlo in maniera, come dire, parsimoniosa, intelligente e almeno efficace. Ebbene, questa visione di lungo periodo in realtà cozza contro il nostro bisogno di ragionare sul nostro lasso temporale soggettivo, che è inevitabilmente breve. Allora, in questa prospettiva, questo settimo rapporto si è posto tre domande. Qual è il contesto, l'ambiente in cui questo PNRR dovrà essere accolto? Quali sono i fattori che preesistono nelle nostre città che più condizioneranno il successo o l'insuccesso di questo grande strumento di innovazione nazionale? E come questo grande strumento di innovazione nazionale impatterà sulla storia di queste città, sulla vita di queste città e sulla effettiva loro possibilità di essere ancora attrattive, ancora sufficientemente innovative, ad esempio, per mitigare l'impatto del crollo demografico. Oggi è molto... Voi oggi vi domandate ma perché continuo a vivere qui, no? Che senso ha che io continui a esistere in questo contesto in cui magari sono nato, mi sono cresciuto? Serve ancora? Ha senso? Produce senso? E qui vorrò costruire un mio progetto di vita, un mio progetto di vita personale e o familiare a seconda dei casi. Domande molto elementari, ma queste domande sono quelle che giustificano il fatto che una città viva o semplicemente vegeti. E la differenza è fondamentale ed è a volte drammatica. In questa prospettiva noi ci siamo chiesti quali sono i fattori che possono determinare l'ambiente, la capacità di recepire una massa di denaro così importante, peraltro con una sfida per le nostre pubbliche amministrazioni semplicemente spaventosa, che si sta cercando di giocare e lo si sta cercando di farlo con molto impegno. Però voi sapete che insomma, oggi una gara d'appalto quanto può durare, che contenzioso alimenta, come posso evitare questo contenzioso che produce una serie di blocchi e poi a chi mi affido? Ai singoli comuni, ai progetti che hanno in freezer da molto tempo e che non vedono l'ora di tirar fuori? Oppure mi affido a qualche attore esterno che arriva nel mio comune, nella mia città e ha un'idea fortemente innovativa a prescindere dal contesto pianificatorio preesistente? Domande cruciali da questo punto di vista. Allora, per cercare di rispondere, noi abbiamo utilizzato sostanzialmente tre prospettive, accogliendo il suggerimento di un grande urbanista, che si chiamava Giancarlo Paba, e che purtroppo ci ha lasciato in maniera del tutto prematura, tragicamente prematura, un anno fa, poco più, con il quale, insieme a Camilla Perrone e a Nick Magnier, avevamo ipotizzato di farci questa domanda. Se le città sono alla vigilia di una grande trasformazione, il contesto, l'ambiente in cui questa trasformazione deve avvenire dipende essenzialmente dalla risposta alla domanda che possiamo formulare in termini molto semplici, che è chi possiede la città. Badate, chi possiede per noi non è chi è proprietario della città e non è neanche la domanda più banale. Banale non vuol dire sciocco, banale vuol dire semplicemente evidente. La domanda più banale e quindi importante è chi comanda in città, che di solito è la domanda che qualunque turista, a cominciare dal sottoscritto, si fa quando arrivi in una città che non conosce. Ma qui il potere dove sta?
dove, come si distribuisce, che non è soltanto chi governa New Haven, come ci si chiedeva, come si chiedeva Robert Dole nei primi anni 50, ma è proprio chi ha maggiore influenza, chi ha risorse tali per lasciare nelle nostre città un'impronta che condiziona i comportamenti di decine, centinaia, migliaia di persone e i comportamenti di una grande e indeterminata a priori pluralità di attori. E quindi il possedere nel senso di riuscire a condizionare, a influenzare e anche a determinare la forma della città. E quindi il primo sguardo che abbiamo cercato di dare attraverso le sette città che qui sono esaminate, fra cui appunto anche Bari, è stato quello di capire quali sono le dinamiche immobiliari di questa città, come si sta muovendo il mercato immobiliare, come si stanno muovendo coloro che, virgolette, gestiscono il mattone, in un mondo in cui il mattone, sia in senso metaforico che in senso fisico, è fortemente collegato al mercato finanziario, sia locale che internazionale, quindi attraverso logiche molto più complesse di quelle che hanno conosciuto coloro che appartengono alla mia generazione e coloro che appartengono alle generazioni precedenti. Naturalmente la città del mattone barra della finanza legata al mattone, rispetto alla domanda chi possiede la città, dà risposte molto diverse da una città all'altra, con molte differenziazioni importanti. Ora poi Annick Magnier dirà qualcosa sotto questo profilo. Le differenze sono molto rilevanti. Una volta di più, lo osservavo stamattina ripercorrendo dopo un anno e mezzo il centro storico di Bari a piedi, questo è un paese che nell'arco di 1800 chilometri ha una varietà di paesaggi e quindi anche una varietà di paesaggi sociali dentro le sue città che stati molto più grandi del nostro ovviamente non hanno, quindi la differenziazione è molto molto rilevante. Una seconda prospettiva di ricerca è quella legata al chi possiede le reti della città, fare i conti cioè con i processi di digitalizzazione. Quindi la pandemia, voi siete tutti nativi digitali o poco meno, però la pandemia ha indubbiamente accelerato questo processo. Quindi noi a questo punto abbiamo ormai, e la cosa incredibile se la vedete come dire, dall'esterno, come se foste degli studiosi che vengono da un altro pianeta, a vedere nell'arco di 12 mesi, perché il processo è avvenuto nella prima fase della pandemia, una metamorfosi a 360 gradi, per cui anche mia madre mi manda un WhatsApp che ha 96 anni, porca miseria, non vieni mai a trovarmi, ti fai vivo per piacere, domani potrei non esserci. Un anno fa non l'avrebbe mai fatto, si sarebbe attaccata al telefono e rassegnatamente avrebbe chiamato mia sorella per dire puoi dire a tuo fratello quel cialtrone che non viene mai, mi fai questa cortesia? Ecco, questo è saltato del tutto e sono stati digitalizzati i pubblici servizi, sono state digitalizzate le gestioni dei trasporti pubblici. Insomma, è un processo che è avvenuto molto all'italiana, cioè in maniera molto frammentata, in un rapporto costante di stop and go, nel senso pulsioni innovative, retromarce, riavvii e soprattutto in un panorama di utilizzatori e di gestori enormemente variegato, che mettono insieme le grandi multinazionali e la piccola impresa, la piccola SRL che entra in questo settore, acquisisce un pezzetto di un brevetto e comincia a offrire un prodotto telematico che prima non c'era. I commercianti di vicinato in molte città italiane si sono messi in rete, prima in maniera molto artigianale, cominciando a portare la spesa come fa l'Esselunga, la Coop, la Conad o cose del genere, nelle case dei più anziani, e poi cominciando a mettere sul mercato, sulle piattaforme, i loro prodotti, quindi cercando di entrare in una competizione assai particolare con i giganti. In certi casi ce la fanno, in altri casi non ce la fanno. Però è stata una risposta anche questa, per non parlare delle situazioni drammatiche che si sono verificate sul sistema scolastico, che comunque ha reagito a un bisogno di digitalizzazioni prima del tutto sconosciuto, per non parlare del sistema sanitario, dove ormai noi sappiamo che in una popolazione
stavo per dire tragicamente, diciamo drammaticamente invecchiata come la nostra, ormai le cure a domicilio devono avere un supporto informatico molto importante, perché non avrò mai tante badanti e tante infermiere da mandare a casa di tutti gli anziani e soprattutto anziane, perché come sapete le donne campano assai di più dei maschi o perlomeno un po' di più dei maschi, e quindi le vedove sono in gran parte sole. E in molte città italiane, come accudirle, come fare in modo che siano meno dipendenti dalla loro solitudine. Quindi un processo di digitalizzazione che si è esteso a macchia di leopardo, però su una superficie estremamente vasta ed estremamente articolata, per tacere del fatto che se noi vogliamo dare corso, e qui c'è probabilmente un'esperienza del tutto pilota, che è il piano paesaggistico della Regione Puglia, al quel piano paesaggistico attraverso la valorizzazione delle cosiddette aree interne e dei centri più lontani dalle aree metropolitane, io ho bisogno di un significativo supporto di digitalizzazione. Non lo posso fare semplicemente aprendo o chiudendo un ufficio postale o una farmacia. Io ho bisogno, anche perché non posso coartare il farmacista ad aprire una farmacia dove io ritengo più opportuno. Quindi ho bisogno di sviluppare la rete. E allora la domanda che ci siamo posti è: chi controlla la rete e con quale impatto? Non siamo riusciti a dare una risposta puntuale anche a questa domanda, qui la situazione è molto variegata, però perlomeno abbiamo cercato attraverso queste 7 città utilizzate come campione, cioè Torino, Genova, Milano, Firenze, Bari, Roma, Napoli, quindi non tutte, ma insomma 7 capitali di 7 aree metropolitane. Abbiamo cercato di vedere, abbiamo osservato come in queste 7 realtà le differenze siano significative sotto questo profilo, ma comunque producano un impatto importante e una costante sperimentazione. Questa l'abbiamo capita, cioè che a differenza di quello che una cultura urbanistica di 20, 30, 40 anni fa pensava di aver realizzato quando scriveva o sottoscriveva con la firma di un progettista un piano, questo è un processo che non si ferma mai. Il processo di digitalizzazione è una sperimentazione continua ed è sottoposto a un'innovazione continua che a sua volta influenza costantemente i modi anche di costruire la città o i modi anche di mantenerla. Quindi oggi è impensabile costruire qualunque strumento di governo del territorio di breve o lungo periodo senza un supporto di digitalizzazione molto importante. E così come ci chiediamo come costruiamo la rete del trasporto pubblico in quell'area metropolitana, come la sviluppiamo, così a monte dobbiamo chiederci come sviluppiamo una rete di supporto e una rete digitale che sia di sostegno al funzionamento di questi mezzi di trasporto collettivo. La terza prospettiva che abbiamo utilizzato è una prospettiva, anche qui in Puglia ben nota con riferimento in particolare al piano paesaggistico, ma anche altre esperienze, che è quello del ruolo che hanno i cittadini. Chi possiede la città? Ci sono i cittadini, non sono dei soprammobili di qualche grande finanziere o di qualche grande famiglia di costruttori edili. Hanno ormai una capacità informativa e autoinformativa molto importante, sanno stare sulla rete, non sempre sanno selezionare le fake news dalle fonti di sapere solido e affidabile, ma in ogni caso sulla rete ci stanno e quindi acquisiscono una capacità di interlocuzione, a volte anche conflittuale, a volte cooperativa, a seconda dei momenti e delle situazioni, che li rende ineluttabilmente coartefici della propria città e del rapporto con la propria città. Oggi che non abbiamo più partiti politici in grado di mediare il conflitto territoriale, oggi che non ci sono più gli intermediari sul territorio di natura politico-culturale, nessun amministratore pubblico può far finta che i cittadini, come dire, seguiranno come l'intendanza ai tempi di Luigi XVI. Non avviene, non funziona così, non è questo il meccanismo. Il meccanismo non è neanche quello di una partecipazione puramente apparente. Quindi quello che abbiamo cercato di evidenziare è come nelle diverse città si vanno sperimentando delle forme di partecipazione responsabilizzante, cioè il cittadino e la cittadina o il ragazzo e la ragazza
che partecipano a un processo decisionale che riguarda una parte di città che a loro interessa, che loro sta a cuore, devono prendersi le loro responsabilità. Visto che siamo in un luogo come questo, devono fare un po' i compiti a casa. Il cittadino influente è un cittadino che studia e quindi comincia a dedicare una quota importante del suo tempo alla cosa pubblica, anche se non ha cariche pubbliche. Questo sta avvenendo in maniera diversa un po' in tutte le città italiane ed è il terzo elemento attraverso il quale cercare di vedere chi effettivamente possiede la città. Chiudo, perché l'ho fatto un po' lunga e me ne scuso, rimarcando come questo settimo rapporto non vuol chiudersi con la pubblicazione di questo rapporto. Non sto facendo la solita filippica che si fa alla fine di tutte le ricerche, di tutte le pubblicazioni, questo è un work in progress e poi in realtà non progredisce nessuno, no. Qui il punto è che lo scenario che il PNRR ci pone davanti imporrà a Urbanit non solo una cosa che Urbanit sta già facendo, e il professor Martinelli l'ha già evidenziata, mi permetto di rimarcarlo, cioè di aprire un faro, di aprire un monitor, di aprire un punto di osservazione stabile su come il PNRR funzionerà. Dico questo perché anche su questo sono del tutto d'accordo con quanto ha detto il professor Martinelli, non so se effettivamente i cantieri si chiuderanno a quella data. Non credo che poi diventi una deadline davvero irrecuperabile. Non ci sono paesi che hanno una situazione di vantaggio enormemente superiore a quella, alla situazione italiana. Probabilmente delle proroghe ci saranno, ma non è questo il punto. Il punto è che se anche soltanto una piccola parte di quegli investimenti si verificherà, il cambiamento sarà comunque importante. E soprattutto, qui lo dico da analista di politiche pubbliche, gli effetti collaterali saranno molto rilevanti. Avverrà quello che avviene tutte le volte che noi assumiamo un farmaco innovativo. Gli effetti collaterali ci sono sempre e vanno governati. E vanno assolutamente governati, perché altrimenti questi effetti collaterali producono più problemi di quanto quei farmaci avrebbero pensato di poterne risolvere. E molti progetti del PNRR hanno questa caratteristica, proprio perché si tratta di un ventaglio enorme e di situazioni molto differenziate. Vi faccio qualche esempio. A Firenze con i soldi del PNRR si vuole costruire un nuovo stadio. Voi sapete che il calcio italiano, che è una delle industrie del pubblico intrattenimento più importante del mondo, la seconda o la prima, a seconda dei continenti, ritiene che questo business abbia bisogno di nuovi impianti. Questi nuovi impianti a loro volta richiedono scelte di governo urbano molto significative e modificazioni degli assetti di piano altrettanto significative. Questo è un esempio di come io utilizzo il PNRR al di fuori delle parole d'ordine con cui il PNRR ci è stato presentato a livello europeo. Ma situazioni di questo tipo ce ne saranno tantissime. Io so di sindaci di piccoli comuni che ripavimenteranno le piazze centrali dei loro comuni. Ci sarà di tutto, dobbiamo aspettarcelo. E d'altra parte un investimento di queste dimensioni si presta a queste migliaia, stavo per dire ai 100 fiori di Mao Zedong, no, qui sono migliaia di fiori grandi, medi e piccoli che si produrranno. E quindi l'urgenza di tenere una luce accesa e una capacità, chiudo davvero, di valutazione. Il monitoraggio del piano di rinascita e resilienza deve tradursi in un'attività di valutazione per consentire a chi governa, il sindaco del piccolo paese come il presidente del Consiglio dei Ministri, di apportare le modificazioni del caso, le correzioni del caso, o a scegliere addirittura di non insistere su quel percorso progettuale che si è immaginato. Mi fermo qui e do la parola ad Annick Magnier, che ringrazio, e scusate se sono stato un po' lungo. No, per... Allora, io cercherò di essere breve, ringrazio prima di tutto per sia Urbanit che il Politecnico per l'accoglienza. Ah, provo sì, perché già va meglio, microfono più vicino, quindi ringraziamento e probabilmente li avete capiti lo stesso.
Cercherò di essere breve perché credo che l'interessante oggi, per me almeno, sia di sentire gli amici di Bari e i colleghi di Bari per capire quale sia la situazione locale e completare un po' il quadro che abbiamo potuto tracciare in questo rapporto. E uscirò un po' dal quadro interdisciplinare che ha così idealmente tracciato Massimo per accontentarmi di qualche riflessione da sociologa. E sapete che il sociologo che cosa fa? Elenca considerazioni generali un po' banali che magari però possono aiutare a rilanciare il dibattito, a riflettere sui casi concreti. Quindi i miei temi sono quelli del sociologo, i termini sono quelli del sociologo e cercherò con voi di ragionare soprattutto su queste dimensioni relative all'interazione sociale che abbiamo potuto rilevare nelle nostre sette città, sotto il profilo in particolare del conflitto e del potere, perché queste sono dimensioni che probabilmente ci aiutano di più per capire quali sono le possibilità che ha un ente pubblico in questi contesti di realizzare un progetto, e un progetto politico e non soltanto un progetto urbano ovviamente. Quindi si tratta di sette città estremamente diverse, ce l'avete ben presenti, è inutile che mi soffermi su questo, hanno una capacità economica diversa, delle storie diverse, una struttura sociale diversa, una configurazione geografica che non ha niente a che vedere, quindi ognuna è diversa da tutte le altre. Ecco, però quello che colpisce nel lavoro che abbiamo potuto fare grazie a questi sette medaglioni è la ricorrenza di denominatori comuni, che io chiamerò, seguendo Arnaldo Bagnasco, un sociologo del territorio italiano molto importante, che probabilmente avete già sentito nominare, fatti sociali scritti nello spazio, in questo caso nello spazio urbano. Allora, quali sono i fatti sociali che caratterizzano le città italiane oggi? E le rendono tutte sfide più o meno equivalenti. Sono tre, secondo me, principalmente, dai dati che abbiamo potuto ricavare. La prima è la crescita delle disuguaglianze e la non totale capacità, a parte in alcuni casi felici, di comprendere come cambiano queste disuguaglianze. Ragioniamo in termini banali, il centro e la periferia da tanti anni, ma che cosa sono queste periferie? Dove sono? È giusto ragionare di centri contrapposti alle periferie, ma dove le troviamo le periferie? Non sono sempre quelle che 20 anni fa consideravamo come periferie, vale a dire grandi insiemi di edilizia residenziale popolare, in Italia purtroppo pochi, sono altrove anche le nostre periferie. Quindi questo è il primo elemento che caratterizza la situazione urbana metropolitana in particolare. Queste disuguaglianze sappiamo che sono cresciute sotto i profili tradizionali, se andiamo a guardare il reddito in particolare, sono cresciute anche specificamente sotto il profilo dell'alloggio. La povertà alloggiativa è una delle determinanti fondamentali della povertà in Italia. E sotto questo profilo il PNRR probabilmente non l'ha colto bene, perché quando si va a parlare di edilizia residenziale pubblica si parla principalmente del restauro sostanzialmente degli edifici, non si parla di costruire tante case nuove. E poi le disuguaglianze sono anche quelle nuove legate ai servizi, in particolare ai servizi digitali. Noi abbiamo visto bene durante la pandemia, io lavoro un po' sulle politiche sociali anche, abbiamo visto come tanti servizi offerti durante la pandemia non hanno potuto essere utilizzati dalle persone alle quali erano destinate, perché non sapevano utilizzare i mezzi. Quindi c'è. D'altra parte, le piattaforme, l'economia delle piattaforme
ha creato nuovi ceti di ricchi e ha impoverito di conseguenza relativamente il resto della popolazione. Quindi abbiamo un quadro di disuguaglianze forti, crescenti e che non conosciamo tanto bene. Questo è il primo aspetto, lo troviamo in tutte le città. Secondo grande fatto sociale legato è la deindustrializzazione delle nostre città. Si tratta di fenomeni ormai decennali di cui è inutile andare a cercare a ricostruire la storia, ma si concretizza in tutte le nostre sette città in che cosa? In grandi vuoti urbani. Grandi vuoti urbani che sono la sfida, ma anche il volano della riqualificazione della città, che sappiamo bene oggi che le città possono cambiare non espandendosi, ma riqualificando al loro interno gli spazi disponibili. Allora, come la prima, il primo fatto sociale, la prima sfida, questa seconda è particolarmente critica, nell'economia delle politiche urbane, perché come si riqualificano questi spazi vuoti? In genere, direi sempre, attraverso i cosiddetti grandi progetti urbani. Quindi le città italiane tutte si trasformano attraverso questo meccanismo del grande progetto urbano, variamente definito dal punto di vista normativo, variamente concepiti sotto il profilo dell'architettura, ma e anche delle funzioni che svolgono, ma tutte hanno le stesse caratteristiche. Sono progetti fortemente impattanti sul territorio, vale a dire nei sistemi di mobilità, nel valore degli immobili che li circondano, nella desiderabilità dei quartieri. Quindi sono progetti che hanno un effetto molto forte sul quadro sociale e fisico della città e sono progetti che sono che provengono in genere, sono rarissimi i casi che abbiamo potuto elencare, di progetti che nascano proprio da un'idea dell'amministrazione pubblica. Quindi si tratta di le nostre città in buona parte si sviluppano secondo meccanismi che direi eterodiretti. Allora, chiaro che c'è una diversa capacità delle città di affrontare questo tema. D'altra parte, se non c'è un grande progetto o un medio progetto di questo tipo, che cosa troviamo? Troviamo una serie di sostituzioni di destinazione d'uso senza nemmeno un tentativo di coordinamento. Quindi chiaramente il grande progetto urbano o il progetto urbano è lo strumento di riqualificazione della città italiana, ma è uno strumento particolarmente difficile da gestire per le amministrazioni pubbliche e anche difficile da capire per il cittadino. Perché questo? Perché si lega questa ascesa del grande progetto urbano alla finanziarizzazione dei processi, per cui i passaggi di proprietà nella vita di un progetto sono tanti, i valori immobiliari aumentano, questo è dimostrato in varie parti del libro, ecco, cambiano i proprietari, cambiano le etichette e la popolazione poco capisce di questi fenomeni. Quindi il grande progetto urbano molto spesso è anche poco comunicato, poco leggibile dai cittadini. Questo è un aspetto secondo me molto importante. Allora, terzo grande fatto sociale al quale le amministrazioni locali devono rispondere, grande risorsa, ma anche questa che porta anche molte difficoltà tecniche e amministrative, è la nuova mobilitazione dei cittadini. Allora, la mobilitazione dei cittadini negli ultimi due decenni è particolarmente innovativa rispetto a quella dei decenni precedenti. Perché questo?
perché è una caratteristica molto spesso quasi aziendale, eh? Sono forme di partecipazione che sono fortemente ancorate sia in chiave teorica che nelle modalità di regolazione alle amministrazioni, dipendono molto dalle amministrazioni, ma sono anche forme di partecipazione che puntano molto spesso alla creazione di servizi o di lavoro, sono sostitutive dell'azione pubblica. Ecco, questo nuovo approccio del cittadino alla politica, che non ha niente di partitico, non ha nemmeno molto spesso niente di particolarmente conflittuale, non è facile da gestire per le amministrazioni. Perché questo? Perché è una domanda di inserimento nell'azione pubblica che è estremamente frammentata, che parte da settori molto diversi della popolazione. È difficile creare delle reti tra tutti questi movimenti di attivismo politico. È anche una forma di mobilitazione che crea nuove disuguaglianze anche queste, perché i cittadini delle cosiddette periferie non sono quelli particolarmente vivaci in questo movimento. Quindi, come vedete, tre grandi fatti sociali che vanno a impattare sulle città e sulle capacità degli enti pubblici di intervenire per sviluppare un progetto. E chiuderò molto rapidamente a questo punto per lasciare spazio al dibattito. Quello che volevo sottolineare è che al di là delle difficoltà specifiche legate a questi tre tipi di movimenti, un'altra particolare difficoltà che si pone oggi alle amministrazioni pubbliche riguarda il cambiamento della mappa degli attori con i quali devono intervenire. Nei grandi progetti urbani, ad esempio, sapete bene quanto i tradizionali imprenditori sono ormai affiancati da organizzazioni, da professionisti estremamente diversi, fondi di investimento nazionali e internazionali, developer internazionali, società di consulenza, consulenti singoli, quindi un mondo professionale che si è estremamente diversificato. D'altra parte sono un po' sfumate quelle che noi sociologi chiamiamo le coalizioni, vale a dire questi rapporti privilegiati che si creano all'interno di una società locale tra l'amministrazione pubblica e alcuni attori importanti per la definizione e la messa in atto di progetti di politica pubblica. Ecco, è cambiata la struttura di proprietà in molte città, è cambiata la struttura produttiva, quindi queste coalizioni già per questi motivi si sono sfaldate. Emergono invece dai nuovi attori che ritroviamo in tutte le città considerate che sono particolarmente interessanti. Le autorità portuali nelle città di mare, se ne parla molto di più ora come attori importanti di quanto non si parlasse prima. Le fondazioni bancarie, ovviamente, anche le strutture sociosanitarie intervengono nella progettazione in modo importante. Le università, e qui noi abbiamo, credo, uno spazio da prendere, da continuare a prendere, la Cassa del Deposito e Prestiti, eccetera. Quindi delle mappe di attori estremamente diverse. Ecco, queste sono le caratteristiche, mi sembra, un po' comune a tutte le città di cui abbiamo parlato. Vi ho in qualche modo tratteggiato condizioni difficili per le amministrazioni pubbliche per lavorare. Abbiamo rilevato anche tanta volontà, tanta innovazione. Le città metropolitane sono tornate a essere, come erano negli anni 70, i laboratori di democrazia in Italia, e questo movimento, in questo rapporto, si rileva molto bene. Quello che emerge anche, e chiuderò su quest'idea perché credo che per noi sia abbastanza importante anche rilevarla, perché credo che come urbanit per noi rappresenta una certa sfida, quello che emerge è anche
dispersione degli sforzi, per cui ognuno la prova a modo suo, detto in parole povere, quindi la grande frammentazione, uno scambio relativamente povero di esperienze, di idee, e credo che Urbanizzo, sotto questo profilo, sia una sede importante, e anche forse una ridotta volontà da parte delle città metropolitane di assumere un ruolo nazionale per lavorare per la definizione di strumenti, in particolare strumenti giuridici, che possano aiutare a sostenere l'innovazione di fronte a questi tre, queste tre grandi sfide che vi ho tratteggiato. Grazie. Grazie. Ringrazio la professoressa Maniere e il professor Morisi per la chiara introduzione e presentazione che hanno fatto del volume, invitando le autrici del capitolo che ha riguardato la città di Bari. Lascio la parola all'assessora Maraschio, che finalmente è collegata con noi. Buonasera assessora, grazie mille per essere qui. Ci sente? Può... Non la, sì, non buonasera, la sentiamo. Buonasera, mi sentite? La sentiamo. Sì, sì, ora la sentiamo. Perfetto, buon pomeriggio a tutti, tenevo particolarmente ad essere presente, nonostante diciamo un pomeriggio abbastanza intenso, però questo appuntamento ormai annuale, un appuntamento importante, quindi volevo con la mia presenza anche così, riconoscere questo lavoro significativo che viene fatto nel corso dell'anno di ricerca, è un contributo importantissimo per tutti noi. Questo è il secondo anno che diciamo, riesco a partecipare per via di questo mio ruolo. E il tema che avete posto, io ho un eco, non lo so se dipende da me o da voi, però provo a parlare. Il tema di approfondimento, di ricerca di quest'anno, credo che ha un significato particolare, cioè indubbio la centralità del ruolo che le città assumono nel percorso che stanno assumendo, nel percorso che conduce allo Stato, alla sostenibilità dello sviluppo in tutti i campi del nostro vivere, un percorso che l'Europa ha delineato chiaramente attraverso gli obiettivi che anche la regione ha condiviso attraverso appieno attraverso diciamo, la propria strategia di sviluppo sostenibile. E al raggiungimento di questi obiettivi attraverso azioni pensate per l'ambiente urbano, per le città, tutto questo sono orientate le misure da realizzarsi attraverso i fondi del PNRR che sono stati messi a disposizione delle regioni, dei comuni. La realizzazione di molti degli obiettivi conferisce proprio alle città questo ruolo centrale, proprio in considerazione delle funzioni che esse svolgono e che sono in grado di mettere in atto e rendere concreto ed effettivo il benessere e il miglioramento della vita di ciascuno. Quindi il cammino, il percorso verso una maggiore sostenibilità e sviluppo è certamente un percorso connesso alle dinamiche di trasformazione delle città che sono il centro, il teatro di queste interconnessioni socio-economiche, politico-culturali che si manifestano dando luogo a processi e ad azioni che definiscono politiche, trasformazioni, equilibri e anche disequilibri, diciamo, che influenzano in modo determinante la sostenibilità dello sviluppo del territorio. La domanda posta quest'anno è davvero una domanda centrale, cioè chi governa, chi in qualche modo organizza
e definisce le scelte. E questo credo che sia proprio il tema dello studio, del risultato, degli approfondimenti. È chiaro che le città diventano i luoghi attraverso cui concorrere a raggiungere questi obiettivi di sviluppo più complessi e complessivi attraverso anche le misure, le azioni di sviluppo che il PNRR supporta e sostiene. La domanda che ci facciamo e che, alla quale insomma non dobbiamo sottrarci, ma siamo pronti a percorrere il cammino della trasformazione, cioè le città hanno gli strumenti, le governance adatte, pronte ad intervenire. Questa è la grande sfida, ma questo è anche un tema che ci deve, diciamo, che deve interessare e deve avere la nostra attenzione. Guidare le trasformazioni delle città, porre degli obiettivi e pianificare le modalità, i mezzi per raggiungerli, è un'attività importantissima che necessita di governance definite, ma soprattutto decise. La governance di questi sistemi complessi, credo che sono appunto le città, credo sia fondamentale per riuscire a capire, a svolgere lo sguardo di tutti coloro che le vivono, che se ne sentono protagonisti, attori consapevoli verso il raggiungimento degli obiettivi che trasformino la città in un organismo dinamico, completo, fruibile, partecipato, attraverso cui tutto il sistema paese possa compiere appunto un passo in avanti. E le città, alcune hanno già avviato un percorso di questo genere, costituiscono dei veri e propri laboratori su cui stimolare la ricerca, la condivisione e la partecipazione. Ma diciamo, a questa domanda posta di chi sono le città, a me viene da rispondere in maniera immediata e senza dubbio. E senza dubbi alcuno, che le città sono dei cittadini, le città sono di coloro i quali, sicuramente in primis, di coloro i quali le vivono, coloro i quali vivono la città, e che sono i veri protagonisti e dovranno essere protagonisti non solo della trasformazione, ma anche proprio dei percorsi. Cioè, vorrei dire che una vera trasformazione non si può attuare senza una partecipazione attiva, un coinvolgimento attivo nei percorsi dei cittadini. In Regione Puglia abbiamo una legge sulla partecipazione, proviamo a dare attuazione, deve essere data attuazione, una partecipazione perché soltanto da qui possono nascere processi consapevoli, processi che possono portare a centrare l'obiettivo vero, che è quello di creare il benessere di coloro che la città devono, di coloro che vivono appunto la città. Le indagini, le analisi svolte su alcune delle città importanti del nostro paese presentate nel rapporto ci sapranno rappresentare quali sono le condizioni da cui si parte, quali e come sono le dinamiche, le forme, gli attori della governance. Un'analisi importante per iniziare un cammino con piena consapevolezza del punto di inizio e piena condivisione dell'obiettivo da raggiungere. Ecco che il rapporto che ci consegnate assume una particolare valenza ed è ancora per questo che io ringrazio per il lavoro svolto
e che sicuramente costituirà una base preziosa anche per un'attività di pianificazione e di così, governo della regione su questi temi. Io vi auguro buon proseguimento di pomeriggio. Mi spiace non essere con voi, lo dico in conclusione, perché purtroppo non siamo, diciamo, questi temi sono stati, hanno acquisito maggior rilievo dopo le ultime vicende che, incredibili da noi vissute, diciamo, che ci stanno costringendo a rivedere molti, molti percorsi, molte nostre convinzioni. Io sono, diciamo, penso e immagino alla pandemia che abbiamo vissuto. Subisco, ho subito, diciamo, gli effetti di questo Covid, sono bloccata a casa anche in condizioni di salute precarie, ma questo non mi ha impedito, appunto, di essere oggi con voi. Buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Assessore, sono io che la ringrazio, perché sapevamo che aveva delle difficoltà personali, come ha detto, ma anche... Non riesco a sentirvi. Spero che mi senta adesso. È andato via l'audio, prima ho tolto la telecamera perché avevo problemi di connessione. Riesce a sentirmi adesso? Adesso sì. La volevo ringraziare per essersi connessa nonostante le difficoltà e gli impegni istituzionali. La ringrazio soprattutto per il sostegno che lei ha riconosciuto all'attività di Urbanit. Siamo lieti che abbia partecipato sia l'anno scorso che quest'anno alla presentazione, e siamo certi che si renderà disponibile per il futuro, perché c'è una reciproca intesa tra Urbanit e la Regione Puglia per l'avanzamento e l'innovazione delle politiche regionali. Quindi ancora grazie per la sua partecipazione, nonostante, diciamo, la criticità del momento. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti voi. Ritorno a questa plancia di comando e lascio la parola, come dicevo, alle autrici del capitolo di Bari, uno dei 7 camei con cui sono state descritte le questioni specifiche delle città, come la professoressa Maniera ha detto. Ogni città non può essere omologata alle altre, ci sono dei denominatori comuni, e il caso di Bari è un caso singolare di cui ci parleranno la professoressa Angela Barbanente, docente presso il DICATEC del Politecnico di Bari, e la professoressa Carla Tedesco, docente di urbanistica presso lo IUAV di Venezia. Grazie mille per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a Urbanit, grazie per questa presenza, e siamo molto liete assieme a Carla di poter raccontare qui in sintesi il nostro lavoro. Noi siamo partite da una definizione della città di Bari di Franco Cassin. Di Franco Cassano, che in un saggio, Mal di Levante, che io invito tutte le ragazze e i ragazzi qui presenti a leggere, è un saggio del 1997 che riflette sulla città di Bari, è contenuto in un volume edito curato da Francesco Tateo sul Novecento, Bari, Edizioni La Terza. Cassano sosteneva che il profilo della città di Bari si è forse sempre annidato nella fusione di due immagini contrastanti. Da un lato gli apologeti, che la rappresentano come città meridionale solo per caso, e quindi una città moderna, dinamica, sveglia, produttiva. Mentre i detrattori sostengono che la sua modernità è una pura rappresentazione, dietro la quale si cela un potere immobile, l'eterno opportunismo filo governativo e la presunta capacità imprenditiva è solo un simulacro dietro il quale si organizza la spartizione delle risorse pubbliche. A partire da questa lettura di Franco Cassano, la nostra interpretazione ha lavorato su tre coppie.
avete ascoltato i relatori che ci hanno preceduto, sono tre gli angoli visuali della ricerca di Urbanit e ciascuno degli angoli visuali quindi l'abbiamo associato ad una coppia, diciamo, antitetica. La prima, la città delle reti, l'abbiamo associata alla coppia immagine-realtà. La seconda, la città del mattone, come l'ha chiamata il professor Morisi, alla coppia continuità-cambiamento. E la terza, la città in comune, alla coppia innovazione-istituzionalizzazione. Con queste chiavi di lettura abbiamo cercato di attraversare questo percorso non tanto agevole, perché è complessa questa ricerca, è una ricerca ambiziosa, e l'abbiamo fatto anche con l'aiuto di una serie di background papers che io tengo qui a richiamare. Un background paper è stato affidato a Francesco Saponaro, che è stato direttore nei primi anni 10 del 2000 di Innova Puglia, quello sul PRG di Bari alla professoressa Calace, che tutti voi conoscete, qui presente. Due background paper sono di Patrizia Pirro e Carla Tedesco, qui presente, perché ovviamente il tema della città in comune straripava e aveva bisogno di più spazio. E Bonifazzi, e Grittani e Giulia Mottazzanin hanno osservato l'incomune da un particolare ed emergente anche nella città di Bari angolo visuale, quello delle esperienze di agricoltura civica ed economia sociale del cibo. Entriamo nel merito. Cosa è emerso? Allora, il primo punto di osservazione. Sul primo punto di osservazione, la città delle reti, diciamola rapidamente, beh, per Bari le tecnologie dell'innovazione e della comunicazione, che è quello che noi abbiamo osservato, su cui ci siamo concentrati con particolare attenzione a tutto ciò che ruota attorno al governo del territorio, ha un significato più ampio, secondo la nostra chiave di lettura, di quello semplicemente legato, come è insomma nell'immaginario comune, legato alla fornitura più efficiente di servizi ai cittadini e alle imprese attraverso sistemi digitali. Perché? Perché questa, la città delle reti, richiama l'immagine di Bari, città capace di creare milieu di innovazione. Quali radici ha questa prospettiva? Beh, ce le ha ben profonde. La istituzione del XATA, il Centro Studi e Applicazione di Tecnologie Avanzate, alla fine degli anni 60, che poi è diventata nell'84 Tecnopolis Novus Ortus, il primo polo tecnologico del Mezzogiorno, e poi lo stesso Politecnico di Bari, unico Politecnico nel Mezzogiorno d'Italia che ha sede a Bari. E questa immagine trova nella Smart City il modo di svilupparsi intercettando da un lato politiche europee e dall'altro la retorica del marketing delle grandi aziende multinazionali promotrici dell'innovazione digitale delle città. E questo noi lo abbiamo osservato, l'abbiamo analizzato e abbiamo colto come ricorre questo tema nel discorso pubblico di lunga durata e conferma quella idea alla quale che prima richiamavo della città del fare, della città orientata verso il futuro. Ma qual è la realtà? E qui la realtà si mostra
diciamo, ben più contraddittoria rispetto al discorso pubblico e al modo di sostenerlo. In particolare, noi abbiamo da un lato la conferma di quello che sosteneva Cassano. La gran parte dei progetti che riguardano il tema della digitalizzazione è dipendente da finanziamenti pubblici. E quindi ha il respiro corto, perché quando finisce il finanziamento il progetto si blocca e non va avanti. Anche se, e questo è stato sostenuto da tutti gli intervistati, sia interni che esterni alla pubblica amministrazione, anche se manca l'ultimo miglio, anche se il progetto non funziona, anche se ancora non c'è un uso efficace del sistema stesso. E l'altro aspetto che mi preme sottolineare riguarda per esempio l'utilizzo dei sistemi informativi. Ce ne sono tanti, non è solo retorica, quella legata alla città digitale. Bari si distingue rispetto ad altre città del Mezzogiorno per avanzamento in questo campo. Ben 22 sono i progetti promossi dalla città di Bari proprio nel campo della Smart City. Ma questo stesso numero elevato di progetti ovviamente rispecchia anche la settorialità della pubblica amministrazione. 9 sono i sistemi informativi presenti nella città di Bari. E questo evidenzia lo scarso dialogo, la scarsa integrazione tra diversi settori della pubblica amministrazione, ben messa in luce dagli intervistati, quelli che gestiscono il servizio e che sono stati tutti unanimi nel sostenere che il problema non è tecnologico, non riguarda la mancanza di infrastrutture, ma riguarda gli aspetti organizzativi e quella resistenza al cambiamento che stride in maniera ovviamente del tutto chiara con questa immagine di città orientata verso l'innovazione. Voglio sottolineare un altro aspetto, anche laddove, per esempio, il sistema informativo territoriale, qua guardo a quello che mi interessa particolarmente, ormai tutta la procedura è stata informatizzata, manca comunque l'ultimo miglio perché questa sia interamente informatizzata. L'ultima parte, quella della firma, si fa ancora in presenza. E qui noi abbiamo citato un bellissimo saggio di Gianfrancesco Lanzara, un saggio del 2009, dal titolo Building Digital Institutions, i sistemi informativi non sono solo strumenti tecnici, ma concorrono a formare il contesto cognitivo e istituzionale che danno significato ai compiti amministrativi. Per produrre cambiamento, i sistemi informativi richiedono la sperimentazione di nuovi assetti organizzativi, abbandonando quelli consolidati e le pratiche che su di essi si fondano. E qui abbiamo le resistenze più forti. Certo, la pandemia ha dato un'enorme accelerazione a questi processi, ma dove si è accelerato soprattutto? Quello che emerge sulle applicazioni più semplici, sullo sportello virtuale, che spesso non incidono sulla organizzazione e sui suoi processi. Passiamo ai muri, molto sinteticamente. Beh, qui la coppia la ricordate, continuità-cambiamento. Continuità. Beh, a Bari, come molti di voi sanno, nell'intero periodo post-bellico,
copre tutto l'arco temporale che noi abbiamo dal dopoguerra fino a oggi, questa città si è profondamente trasformata attraverso singoli interventi di demolizione e ricostruzione. Ed è questo che nell'immaginario collettivo, per esempio, negli anni 50-60 associava Bari alla città della modernità, la città del mezzogiorno moderna, dove si demolivano gli edifici, si ricostruivano edifici nuovi, sempre sulla base delle dinamiche di mercato. Questo processo è continuato sistematicamente, sono state forzate le interpretazioni delle norme tecniche di attuazione del piano Quaroni per continuare questo processo, perché questo processo non si arrestasse. Naturalmente questo processo poi si è spostato alla periferia interna del quartiere Libertà, si è spostato lungo le direttrici di penetrazione verso sud, no? Della città di Bari, e quindi nei quartieri San Carrassi, San Pasquale, eccetera. Oggi questo processo è di nuovo in atto, grazie al piano casa regionale. Quindi continuità, ma nel cambiamento. Chi opera oggi? Il piano casa sta dando occasione di penetrazione nel mercato barese ad una serie di nuovi soggetti, imprese che magari hanno lavorato ma sporadicamente, episodicamente nella città di Bari e che hanno una grande capacità di investimento a fronte della progressivamente ridotta capacità di investimento delle imprese baresi, legata anche al fatto che dal mio punto di vista non sono stati in grado di innovare il loro modo di operare e sono rimasti abbarbicati, come emerge anche dal saggio della professoressa Calace, al modello espansivo e ambizioso, ormai morto e sepolto da decenni, del grande piano regolatore di Quaroni, che prospettava la grande città regione con il grande sistema infrastrutturale, con questi grandi quartieri di espansione. Questo modello è stato secondo me, una grande sciagura per l'imprenditoria barese, che è rimasta appunto ancorata a questo sistema e a mano ha lasciato spazi progressivamente, come sosteniamo nel nostro lavoro, a imprese che arrivano dalla provincia, che sono maggiormente orientate verso quale innovazione? Innovazione verso la sostenibilità, verso il rapporto one to one col committente, che demoliscono e ricostruiscono per un mercato di ceti medio-alti e quindi lasciando vuoti immobili che non sono in cattive condizioni e quindi accentuando questo terribile problema del patrimonio immobiliare italiano, no? Cioè, mi viene sempre alla mente un vecchissimo libro curato da Francesco Indovina negli anni 70, Lo spreco edilizio. Pensate, anni 70, adesso che altre parole dovremmo trovare per parlarne, no? E quindi questo noi abbiamo rilevato: vecchie pratiche per nuovi attori che emergono in questo territorio. E queste vecchie pratiche quali altre caratteristiche hanno? E su questo cedo la parola a Carla Tedesco. Sì, buon pomeriggio, grazie per questa organizzazione.
Io vorrei fare, prima di continuare un po' il racconto di questo nostro... Va bene, non lo faccio mai, lo faccio per voi però. Quindi prima di continuare il racconto di questa ricerca che abbiamo portato avanti, io vorrei fare una premessa che non è inclusa nelle premesse di questo testo, ma su cui io ho molto riflettuto anche un po' a posteriori e credo che sia importante, che riguarda il punto di vista di Angela e mio come ricercatrici che hanno svolto ruoli amministrativi. E quindi in questa tensione, in questa necessità di ragionare per coppie antitetiche, c'è tutto lo sforzo di chi si è confrontato, anche partendo da alcune consapevolezze che sono le consapevolezze del ricercatore, del docente, dello studioso, come vogliamo definirci, con la fatica dell'azione amministrativa, che è cosa diversa dalla ricerca azione. Perché deve necessariamente confrontarsi con i meccanismi, con i dispositivi tecnico-amministrativi e con la politica. E quindi io credo che in questa chiave di lettura che abbiamo dato, questa tensione si legga e credo che vada esplicitata ed è tra l'altro in linea con quello che è l'approccio di urbanità e le politiche urbane, che è molto centrato sulle pratiche, sulle città, sul dialogo con le amministrazioni. Quindi continuando a parlare di muri, noi abbiamo citato quella che è una definizione che è stata data da un tecnico che ha lavorato nell'amministrazione e che era esterno al governo locale e che parlava delle pratiche dell'urbanistica a Bari come un meccanismo di urbanistica su istanza di parte, che è un ossimoro. Quale che sia la definizione di urbanistica che i vostri docenti, le definizioni che vi hanno dato, è il contrario di un meccanismo su istanza di parte. E però quello che diceva la professoressa Barbanente riferita alle pratiche di demolizione che hanno poi prodotto la città degli anni 50 e degli anni 60, parliamo esattamente di un meccanismo puntuale. È un meccanismo che tutto sommato si è riprodotto recentemente attraverso l'opportunità offerta dal piano casa che fornisce queste, lo sapete, questa possibilità di incentivi volumetrici per demolizioni e ricostruzioni con l'aumento di volumetria e che a Bari ha avuto un successo straordinario, che è stato difficile dal punto di vista delle amministrazioni locali arginare. A Bari è stato arginato con faticose delibere di consiglio comunali, per esempio per le aree industriali, che come sapete sono ampie aree eccentriche dove davvero andare a produrre demolizione e ricostruzione dei capannoni avrebbe comportato dei condomini che crescevano lontano da tutti nel mezzo della zona industriale e altre che riguardano le zone tutelate. Ma in ogni caso questo meccanismo ha avuto un grande successo, è stato anche occasione di rivitalizzazione del mercato dell'edilizia, che un po' giaceva un po' immobile, che adesso ha avuto altri incentivi con i bonus, ma questo è un altro discorso. Ora, questo che cosa significa? Significa che c'è una non ci sono pratiche, non c'è un'abitudine alla costruzione condivisa tra attori di visioni quali che siano. E cioè nel passare dalla città che si espande alla città che si rigenera, il meccanismo del riuso per singolo intervento è riuscito a farsi strada molto più facilmente che un piano di rigenerazione, che pure è stato sperimentato, in particolare i PIRP che voi conoscete nell'ambito dei programmi integrati di rigenerazione urbana e che ha visto in un certo momento crearsi delle coalizioni di attori. Ma quando queste coalizioni di attori tendono a innovare, diciamo è sempre un episodio che è destinato ad estinguersi e che non prende piede, diciamo si afferma con fatica che non prende piede, come invece prendono piede questi singoli interventi che sono basati su rapporti biunivoci tra
singoli soggetti e l'amministrazione. Quindi c'è una fatica anche da parte degli operatori a coalizzarsi, cioè ci sono state delle esperienze, così come faticosa è la costruzione condivisa di visioni collettive della città, che è stata sperimentata nei forum della prima consigliatura del sindaco Emiliano, la fatica col piano strategico, la fatica del percorso partecipativo per il piano urbanistico generale. Quindi questi modelli, così come delle azioni integrate di rigenerazione urbana, fanno fatica ad affermarsi in favore di questi singoli interventi e di queste iniziative di rigenerazione che partono da singoli soggetti e non da coalizioni ampie di attori. Questo è diciamo il contesto delle pratiche dal punto di vista dell'urbanistica. I due campi che abbiamo esplorato, quello del piano casa e quello del residuo di piano, il piano di Bari è un piano degli anni 70, un piano che prevede ancora oggi delle ampie aree di espansione che non si realizzano perché il mercato non le assorbirebbe, e che però vengono assunte come un punto di partenza per qualsivoglia iniziativa di innovazione, cioè non si concepisce l'idea di potervi rinunciare. Poi di fatto vi si rinuncia attraverso i singoli interventi come quelli del piano casa, ma non attraverso una costruzione collettiva di una nuova visione, attraverso la costruzione di progetti collettivi. Anzi, gli operatori economici assumono una postura rivendicativa nei confronti dell'amministrazione quando c'è il tentativo di costruire delle visioni ampie di tipo diverso, quasi che diciamo, la proposta di le proposte alternative inficiassero quelle possibilità di nuova espansione che in realtà sono già inficiate dalla congiuntura socio-economica che stiamo vivendo, e quindi di fatto non si attuano. Ma se l'amministrazione tenta di costruire delle ampie visioni alternative, di fatto queste vengono viste come un impedimento allo sviluppo della città. E quindi che se invece l'amministrazione, nel momento in cui l'amministrazione conserva quelle opportunità, e allora si dà lo sviluppo, di fatto è tutto fermo. E poi si muove perché di fatto la congiuntura economica è cambiata, siamo in un mondo diverso da quello degli anni 60 che ha visto la costruzione delle analisi del piano Quaroni in un momento negli anni del boom economico, con le città in espansione, economia in espansione, e quindi è chiaro che di fatto non si realizzano, però il tentativo di tradurle in nuove visioni complessive si scontra con queste abitudini, appunto, ai rapporti bionivoci per quanto riguarda i progetti d'area e ai singoli interventi per quanto riguarda poi altri tipi di trasformazioni. E degli attori diversi ha parlato Angela, e attori diversi sono anche quelli emergenti rispetto alle cure, alle azioni di cura dal basso di quelli di alcuni spazi della città in abbandono, che sono sempre singole iniziative, anche qui sono singole iniziative da parte di singoli soggetti che costruiscono di fatto degli spazi pubblici. Angela ha detto ripavano i background paper, straripavano anche perché si tratta di modalità di azione nuova che hanno bisogno innanzitutto di essere osservate, descritte, raccontate prima che interpretate. E quindi nei background paper c'è questo proprio tentativo, vedo Patrizia Pirro anche che è arrivata, che abbiamo fatto un po' di fare una sorta di censimento, di comprendere che natura avessero, e quindi queste iniziative tendono ad essere confinate nella nicchia delle buone pratiche.
Nel caso di Bari sono stati portati avanti alcuni tentativi di intercettarle attraverso il percorso partecipativo del piano urbanistico generale e di dare una valenza, di far compiere un salto di scala a queste iniziative, connettendole ad azioni integrate, un tentativo di portarle in progetti di territorio più ampi, oltre che di supportarle, perché l'amministrazione ne ha riconosciuto la valenza, le ha intercettate, le ha supportate, ha promosso dei programmi a partire da un'esperienza pilota in un'azione di riqualificazione di una ex caserma, ha costruito una politica di rigenerazione creativa e delle iniziative di reti civiche urbane erano in corso in parallelo, era stato approvato il regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni, e quindi questi erano tentativi che le supportavano, però le supportavano come N iniziative intercettate e supportate dall'amministrazione. Il tentativo di salto di scala, in particolare nella risposta ad alcuni bandi regionali, è stato più difficile. È stato più difficile perché? Perché finché queste iniziative restano nella nicchia delle buone pratiche, sono accolte e assorbite, ma quando si tenta il salto di scala, cioè diventano una modalità diversa di portare l'azione nel mainstream e quindi in connessione con il piano urbanistico, in connessione con le politiche di rigenerazione urbana, si incontrano diverse difficoltà. Questo salto di scala è difficile, per cui intercettarle, supportarle è stato faticoso, però il salto di scala perché diventassero azioni nell'ambito di progetti di territorio innovativi è stato più complicato, diciamo. Allora, e venendo un po', perché forse ho finito il tempo. No, va bene. Quindi quali sono questi questi percorsi? Sì, la coppia per questi percorsi, la coppia è stata quella della innovazione e istituzionalizzazione. Perché? Perché l'amministrazione ha dimostrato una capacità di intercettare quello che si muoveva dal basso, di supportarlo costruendo delle politiche urbane. Le difficoltà sono subentrate quando si è tentato il salto di scala, il tentativo di portarle nel mainstream. Ma l'istituzionalizzazione è operazione che a volte distrugge un po' il carattere innovativo di queste iniziative, perché all'interno della macchina amministrativa non c'è una cultura del progetto urbano, una cultura della cura dei beni comuni in grado di confrontarsi anche con quelle che sono le debolezze dei soggetti che di fatto si attivano. Per cui le associazioni che devono rispondere della trasformazione dello spazio allo stesso modo in cui rispondono le imprese sono in difficoltà. E quindi c'è stato un processo di apprendimento reciproco da un lato da parte di associazioni e cittadini rispetto alla necessità di rispondere, di avere certi requisiti di sicurezza degli spazi, di trasparenza dei processi che sono propri dell'azione amministrativa. Dall'altro c'è stato uno sforzo da parte dell'amministrazione per comprendere che queste iniziative non potevano avere gli stessi requisiti dell'azione tradizionale nello spazio pubblico. E questa è sicuramente una frizione che è in corso e che fa sì che appunto sia più semplice che restino confinate nella nicchia delle buone pratiche piuttosto che diventino un nuovo modo di fare città relazionandosi a processi come quello del piano urbanistico generale, come quello delle azioni integrate di rigenerazione urbana. I percorsi sono tre che noi abbiamo analizzato, che è appunto quello del piano urbanistico generale, quello della riqualificazione della ex caserma Rozzani e quello di queste politiche costruite a partire da queste pratiche.
Che cosa emerge nel complesso da questi tre ambiti? Emerge appunto una difficoltà della città a costruire letture, interpretazioni in grado di connettere azioni diverse, e la riduzione ad elenchi delle così come nel campo della costruzione dei muri della città fatta di pietre e di mattoni c'è una tendenza al singolo intervento, nell'ambito della città che si muove dal basso c'è una tendenza a considerare elenchi di buone pratiche e non a connetterle, una difficoltà a connetterli tra loro perché diventino un nuovo modo di costruire i progetti di territorio. Riduzione a elenchi di progetti, lo abbiamo visto anche per quanto riguarda le reti, i progetti di Information Communication Technology, e di fatto quello che abbiamo registrato, noi abbiamo all'uso, diciamo, non lo abbiamo proprio investigato, ad un meccanismo di path dependence in cui alcune coalizioni di interessi, che non sono soltanto quelle che riguardano gli operatori economici, sono anche quelle dei professionisti, sono anche quelle dei proprietari, sono anche quelli di alcune associazioni di categoria, sopravvivono di fatto agli avvicendamenti politici e impongono i propri frame interpretativi antichi della città, lasciando poco spazio a quello che i nuovi attori, che sono gli attori delle pratiche dal basso, che sono anche i nuovi imprenditori che arrivano dalla provincia, dalla città metropolitana, propongono. E quindi di fatto l'amministrazione fa fatica pur riconoscendo la presenza di questi nuovi attori, fa fatica a lasciare uno spazio effettivo alle nuove interpretazioni del territorio di cui questi attori sono portatori, e tende invece a tutelare le vecchie visioni legate alle vecchie coalizioni di attori che hanno da sempre, diciamo, orientato lo sviluppo della città, di cui il titolo che abbiamo dato, innovazioni, perché di innovazioni si tratta, ne abbiamo registrate molte, ma sono innovazioni che non incidono sugli spazi di potere, e questo detto da parte di chi diciamo ha tentato questo di spingere verso questa trasformazione, secondo me è qualcosa che fa riflettere non sul governo della città, ma sulla governance urbana, sul sistema di attori di cui diciamo poi le coalizioni che governano la città sono rappresentative. E qui mi taccio perché qui forse sono andata anche oltre. Ringrazio Carla Tedesco e Angela Barbanente per questo ritratto della città di Bari che hanno fatto dal fronte della composizione. Vediamo dei poteri che governano. Se ci sono domande, io ne vorrei fare una. Sì, vai prima tu. Una diciamo che mi riguarda anche direttamente. C'è stata una stagione in questa città, che conosciamo tutti, in cui delle coalizioni si formarono, Fronte del Porto, Cittadinanza Attiva contro la lottizzazione di Punta Perotti, Fibronit, Cittadella della Giustizia, cioè ci sono state delle vertenze urbanistiche molto grandi in cui questa coalizione si formò. Io lo so perché ne sono stato anche in parte partecipe. E quello che voglio capire, è andato in crisi questo sistema secondo voi come osservatori, tra l'altro diretti, due assessori, uno di scala regionale e uno di scala comunale, o è una condizione addirittura nazionale di crisi della partecipazione, della costruzione di coalizioni? È una curiosità che... anche perché molte di quelle coalizioni non esistono più,
come sapete. Sono ma sai Nicola, secondo me anche in questo possiamo osservare, parlo prima io perché Carla, essendo molto più giovane di me, magari non le ha seguite tutte sin dall'inizio. Quelle che tu hai citato, Fronte del Porto, Cittadella della Giustizia, Punta Perotti, allora Fibronit. Allora, passiamole in rassegna. Sono singoli episodi, alcuni dei quali sono andati bene, altri sono andati male. Quindi in qualche misura noi conferma questo tuo richiamo a quelle iniziative, conferma la chiave di lettura interpretativa che noi abbiamo dato. Punta Perotti è stata demolita, sulla Fibronit è stato realizzato un parco, sul Fronte del Porto e sulla Cittadella della Giustizia. Si è fermata con l'iniziativa sulla Cittadella della Giustizia, la prima. Sì, ma, la, no. Ma quella era Giustizia e Libertà. Cioè, capito? Allora, quella iniziativa è stata bloccata, ma perché c'era anche, secondo me, una parte politica ampia, non solo, quando poi intervengono questioni giudiziarie e queste associano Punta Perotti alla Cittadella della Giustizia Pizzarotti, tanto per capirci. Però il movimento si creò anche a sostegno di Giustizia e Libertà e su quel fronte abbiamo un altro luogo per la Cittadella. Mi viene quasi da dire uno vale l'altro. Una piccola domanda da esterno, e avendo letto ovviamente come curatore il rapporto e i materiali che lo hanno accompagnato, tra l'altro lo dico senza alcuna piaggeria, il caso di Bari è uno dei casi che valorizzano molto questo rapporto, quindi è non dico il migliore, che sarebbe scorretto da parte mia, però indubbiamente insomma lì ci sono delle mani molto sapienti nel costruire quel rapporto e nell'analizzare i fenomeni che ci propongono. La domanda che volevo fare era questa: voi parlate di scarsa istituzionalizzazione. L'istituzionalizzazione, come ci insegnano gli scienziati dell'amministrazione da Selznick in poi, è un processo di consolidamento non necessariamente procedurale, è un processo mediante il quale anche una pratica, anche al netto di strumenti giuridici che la sostengano, conferiscono a quella pratica un valore in sé, quasi a prescindere dai suoi contenuti. Infatti nel nostro campo diciamo che ci sono istituzioni poco istituzionalizzate, voi non ci crederete, ma le regioni. Mediamente le regioni nel nostro paese, nonostante i decenni che ci separano dalla loro attivazione, hanno un grado di istituzionalizzazione estremamente più basso dei comuni, per ragioni storiche, dico un'ovvietà da questo punto di vista. Tant'è che tutte le volte che si dice ripensiamo alla geografia istituzionale periferica, virgolette periferica, del nostro paese, insomma ci sono opinioni anche piuttosto autorevoli che ci dicono siete proprio sicuri che salvare le regioni e sacrificare le province sia un buon affare? È un ragionamento che abbiamo fatto in anni relativamente recenti. Chiuso l'inciso definitorio. Allora, per istituzionalizzarsi una pratica ha bisogno di risorse, cioè di attori che dispongano di determinate risorse. La domanda è: quali sono le risorse di cui gli attori fautori di una pratica innovativa e che rompesse il cerchio o i cerchi di urbanistica contrattata, citiamo Campo Svenuti, o comunque di urbanistica su istanza di parte, non disponevano per rompere questo cerchio? Cioè, qual era il loro punto di debolezza? Perché si sono, lo avete detto benissimo, perché si sono rinchiuse nelle nicchie delle buone pratiche, no? E quindi non sono diventate per l'appunto pratiche ordinarie. Le buone pratiche, come sapete, se restano buone pratiche si sterilizzano, sì, isteriliscono, ecco. La seconda domanda era questa, ma qui lo chiedo, non voglio provocare nessuno, ma dei pianificatori, poi insomma in una serie di grande tradizione da questo punto di vista, ma
Pensavo al piano Quaroni, che anche a me era capitato di vedere nelle origini, data l'età che ho, ma probabilmente lì c'è un elemento di debolezza dentro la strumentazione pianificatoria. Probabilmente la debolezza sta nel fatto che questa strumentazione, anche con le migliori intenzioni, storicamente, almeno in Italia, tende a consolidare gli assetti di potere preesistenti. E spesso ne è in qualche modo figlia di quegli assetti di potere preesistenti. È sempre stato così, è dalla legge su Napoli ai giorni nostri, quindi sto dicendo una cosa di un'ovvietà sconcertante. Lo dico però perché forse noi continuiamo ad affrontare, a criticarla, quella strumentazione, ma continuiamo anche a non sostituirla con altre strumentazioni. E il buon pianificatore, guarda caso, di solito osserva con una punta di sospetto, quando va bene, la dimensione progettuale, se ritiene che vada a detrimento della strumentazione pianificatoria. Forse trovare un filo conduttore che tenga in coerenza una serie di progetti, anche fortemente innovativi, fuori dalla cerchia dei soliti noti, richiede qualcosa di diverso dal piano e che abbia una duttilità diversa. Ecco, non ho una ricetta, però mi sto interrogando insieme a tanti altri, anche voi, immagino, su questa vicenda, perché chiudo veramente, non è possibile. Bari è un caso importante e significativo, ma è importante e significativo non perché Bari è Bari, certo anche per questo, ma perché l'Italia del dopoguerra è stata in gran parte questo. Cioè la storia dell'urbanistica italiana, in termini di messa in opera delle scelte di piano, è una sequela di notevoli fallimenti, o perlomeno di notevoli non successi, fatemela dire in maniera... E secondo me questa carenza di successi sta in una serie di questioni, però c'è evidentemente l'impossibilità, la difficoltà di rompere il cerchio preesistente alle scelte di piano. Scusate, ho detto un'ovvietà, però insomma questa cosa la vedo molto nel vostro prezioso contributo. No, mi stupiva nella vostra narrazione questa dimensione così importante alla quale avevo dato attenzione nella prima lettura, ma poi dopo è un po' scomparsa, che è quella della narrazione. Allora, il vostro è il capitolo che di più insiste su questa storia delle narrazioni su Bari, anche quello su Milano riprende un po' questa dimensione, gli altri molto meno. Ma loro di più però. Voi molto di più. Ed è, credo, un contributo molto importante che, cioè, io vorrei in qualche modo ricollegare alle poche riflessioni conclusive che usavamo un po' nella nostra conclusione, che erano un po' più operative forse. Quando parlavo prima della necessità che mi appariva per le città metropolitane di riprendere un protagonismo a livello nazionale, ecco, c'è un tema che si è realmente dimenticato, perché lì è stato eccessivamente istituzionalizzato, quindi banalizzato, che è quello della pianificazione strategica. Che cos'è un piano strategico se non una grande narrazione? Ora sono diventate delle procedure burocratiche come tante altre. Ecco, credo che voi date in qualche modo una concretezza a questa nostra conclusione, quindi vi volevo ringraziare perché era un po', diciamo, rapida e buttata lì così, a partire da considerazioni di tipo normativo in fondo, mentre voi la sostanziate a partire dalle osservazioni di Bari. Allora, io riprenderei dalla domanda di Nicola, sì, che aveva detto: ma tutta questa tensione,
questa energia civica è andata in crisi, e sicuramente il fatto che fosse concentrata su alcune istanze, questo che diceva Angela. Però io volevo sottolineare un altro aspetto, e cioè quello del passaggio dalla rivendicazione all'azione, ancora una volta, che è ancora anche azione amministrativa, che ha tempi lunghi, che si confronta con i dispositivi, e in questi tempi accadono delle cose, si indeboliscono delle coalizioni, c'è un tentativo comunque di costruire il consenso che si fa avanti sul piano proprio della politics, e questo diluisce quella tensione, perché rimanere al governo, un conto è arrivare al governo avendo contestato, un conto è rimanere al governo, quindi secondo me non è anche una crisi italiana della partecipazione alla politica? No, secondo me cioè, forse anche sì, però ci sono delle ragioni anche legate al contesto locale e diciamo all'essere passati al governo, diciamo, ed essere rimasti al governo. E, riguardo alla questione dell'istituzionalizzazione, un valore in sé, allora, io l'ho raccontata in modo un po', diciamo, forse un po' caotico, ma diciamo, questo emergere di buone pratiche, questo fatto che le buone pratiche fossero riconosciute, intercettate, supportate dall'amministrazione, sicuramente un valore, perché è la prima volta che vengono riconosciute e quindi acquisiscono valore anche nel momento stesso in cui vengono intercettate, supportate, in qualche modo si istituzionalizzano, nel senso che diventano un modo di fare città che viene riconosciuto. E però, diciamo, questo processo non è così lineare. Ma io credo che la debolezza non sia tanto nella strumentazione di pianificazione, ma nel modo di intendere il piano. Allora, questa divisione fra pianificazione strategica e pianificazione urbanistica, strumenti tradizionali e strumenti innovativi, io credo che abbia cessato la propria spinta di innovazione. Io credo che bisogna piuttosto lavorare a piani che siano in grado di connettere dimensioni diverse, regolative, strategiche, e di connettere strumenti diversi, di anticipare anche alcune prefigurazioni del piano, aprendo lo spazio ad azioni innovative che comunque si fanno strada perché attraverso l'inseguimento di alcune opportunità offerte dai bandi comunitari nazionali, e che però non vengono ricondotte in una cornice di senso in grado di dare loro forza, se non vengono riconosciute e fatte dialogare con il piano urbanistico. Noi abbiamo, secondo me, un problema in questa direzione. E quindi io avevo citato il percorso del piano urbanistico generale di partecipativo, che faceva questo tentativo di intercettare, di supportare e di portare dentro il piano come progetti anticipatori che si confrontano di fatto con la realtà in divenire, perché negare la possibilità di queste opportunità di finanziamento, di queste attivazioni dal basso dei cittadini, significa di fatto negare l'efficacia del piano. Perché il piano rimane sulla carta e di fatto la città va in un'altra direzione. Se invece la strumentazione urbanistica riesce a confrontarsi dichiaratamente con questo altro tipo di iniziative, le iniziative possono acquisire forza, quel riconoscimento anche di valorizzazione nel momento in cui c'è uno strumento che è lo strumento viene ritenuto, forse neanche tanto più, lo strumento principale, diciamo, che muove l'azione urbanistica, e dall'altro quegli strumenti si confrontano con la pratica, con quello che accade realmente. E quindi io credo che questo sia importante, questa connessione fra strumenti diversi che sono in grado di portare avanti una lettura, un'interpretazione della città che poi è nel piano.
chiaramente è una sfida culturale enorme, perché poi con che cosa si scontrano? Con le nostre culture amministrative. Si scontrano poi anche con questioni molto pratiche. Per anni c'è stato il blocco del turnover e quindi, diciamo, sono rimaste ingessate le amministrazioni, le strutture organizzative. Adesso è arrivato il PNRR e bisogna assumere, non è, senza aver minimamente creato delle strutture intersettoriali integrate, in grado di sentiremo parlare di questo. Ok, quindi io mi sì, io una, davvero una parola intanto per ringraziare sia Massimo che Anni per gli apprezzamenti, però dai, era una lotta impari, perché noi siamo anche amministratrici, quindi non è paragonabile. E però volevo cogliere un punto. Allora, noi abbiamo un problema serio a livello comunale, perché quello di cui parlava Carla, io condivido moltissimo, è l'approccio strategico. Non è lo strumento strategico che deve dialogare, è l'approccio strategico, quello che va affermato, introdotto e necessariamente integra dimensione progettuale, dimensione programmatica, dimensione pianificatoria. Cioè, non legare piano, programma e progetto è stata una sciagura nel nostro paese. A livello comunale questa cosa è difficilissima, perché i maledetti piani conformativi, e qua stiamo parlando di un piano conformativo che ha 15 milioni di metri cubi, scusate se poco, in pancia, sono un problema serissimo per qualsiasi amministrazione pubblica. Cioè, eliminare questo, lo chiamava Mazza, l'insostenibile peso della capacità insediativa pregressa. Questo ha bloccato anche gli operatori economici locali entro un frame che è un frame non più attuale, una specie di suicidio collettivo che riguarda soprattutto loro, perché loro vivono di quello, riguarda ancor meno noi. Ecco, voglio dirla in questi termini un po' brutali. Ecco. Grazie Angela, grazie a tutti. Allora io inviterei qui al tavolo l'assessore, il sindaco Pascazio, Gigi Ranieri, Città Metropolitana, Nico Berlen del Comune di Mola di Bari, Francesco Rotondo. Nel mentre io occupo il tempo dicendo qualche parola così da introdurre i nostri prossimi relatori. Ringrazio ovviamente i curatori e gli autori che hanno seguito, ci hanno fornito gli spunti di riflessione per questa seconda parte. C'è una situazione complessa tratteggiata tra i curatori del volume a livello generale e tra gli autrici del capitolo di Bari a livello specifico. Entro questa cornice molto contraddittoria, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrà svilupparsi sicuramente trascurando le indicazioni della pianificazione. Questo lo possiamo dire, diciamo, anche dopo aver ascoltato Angela Barbanente e Carla Tedesco. Il piano non ha ragione di esistere in questo momento di importante sviluppo di progetti urbanistici, perché l'innovazione che si chiede, la transizione ecologica e sociale a cui devono puntare le visioni che si stanno chiedendo alle amministrazioni locali e metropolitane, è ovviamente molto al di là e al di fuori di visioni urbanistiche datate. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di poter approfondire le condizioni di contesto entro cui il potere, sempre virgolettato, così come l'ha tracciato benissimo Massimo Morisi in precedenza, può esercitarci, dalle specifiche angolazioni che loro hanno in virtù dei ruoli istituzionali che rivestono. Quindi la sindaca Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto e delegata dell'ANCI Puglia per le tematiche dell'ambiente, lascio a lei per prima la parola, anche come gesto, diciamo, di cavalleria, visto che la donna al tavolo prima degli altri suoi colleghi. Comunque anticipo chi la seguirà: Nico Berlen, assessore all'urbanistica del Comune di Mola di Bari, Luigi Ranieri, delegato del Comune di Bari per il piano strategico
metropolitano, il professor Francesco Rotondo, professore presso l'Università Politecnica delle Marche, ma lo abbiamo soprattutto invitato nel ruolo di presidente Inu Italia, e infine Nicola Martinelli, che svilupperà in questa tavola rotonda ulteriori riflessioni e approfondimenti. Prego, sindaca, grazie per essere venuta. Grazie a voi, grazie per questo invito e questo confronto che è sempre estremamente costruttivo qui in questo dipartimento con cui, devo dire, il mio comune ha spesso a che fare. Allora, il tema lanciato è anch'esso di grande interesse. Come comuni ci siamo trovati di fronte a una sfida che probabilmente fino a qualche anno fa non potevamo neanche immaginare, e cioè l'arrivo improvviso di una serie di risorse incredibili che non potevamo stimare, insomma, quando abbiamo cominciato ad operare, e che ci mette ancor di più di fronte a delle necessità di carattere sicuramente strategico. Prima sentivo un attimo la definizione calata, no? Declinata sul governo della città e sulla visione di città, e poi però a scontrarci con il rilievo pratico più importante, che è il risvolto invece di questa valanga di fondi e di bandi che sono in avvicinamento rapido ai nostri comuni. Credo che, lo dico soprattutto da amministratore, non da tecnico naturalmente, da amministratore è fondamentale riuscire ad aver già sviluppato una visione di città, perché altrimenti è davvero impossibile, credo, allocare al meglio e in maniera più opportuna quelle risorse. Il PNRR, che è sostanzialmente il piano che recepisce la visione europea del Next Generation EU, dovrebbe in teoria mirare, lo vediamo nelle mission più importanti, negli obiettivi strategici, dovrebbe mirare fondamentalmente ad una transizione, questa è la parola chiave attorno a cui tutto ruota, ad una transizione che fondamentalmente dovrebbe essere improntata a quella ecologica, quindi sostenibile, a quella digitale, a quella inclusiva, quindi diciamo sul sociale. Di fronte a queste tre macro anime del PNRR, poi si sviluppano tutta una serie di bandi. La prova più difficile che stiamo vivendo nelle nostre città è quella forse non soltanto di immaginare, no, lo sforzo creativo e di visione della città che vogliamo e che vorremmo riuscire ad attuare, a dare quell'impronta con questi bandi, ma è soprattutto di ordine pratico, di carattere operativo, perché poi un arrivo così massiccio di risorse senza che, ma questo è un tema che sicuramente ricorrerà in qualsiasi tavola rotonda di questo genere, senza un'adeguata struttura tecnico-amministrativa che possa gestirli, è in assoluto il peccato originale di questo PNRR. Come comuni, come ANCI nazionale, abbiamo in più occasioni stimolato un intervento e più che altro una presa di coscienza da parte del governo centrale, perché mai come in questo momento notiamo e denotiamo uno scollamento profondo tra le decisioni centrali e quella che è la vita quotidiana dei comuni che si trovano ad affrontare le sfide del PNRR. Questa presa di coscienza, lasciatemelo dire, non credo ci sia stata. Ne sono prova tangibile i fallimenti, i flop eclatanti ad esempio dell'Agenzia di Coesione Territoriale, che avrebbe dovuto assicurare 1.800, ma anche di meno, risorse umane, tecniche a tutti i comuni, e che di fatto invece, cioè, noi non ne abbiamo vista arrivare neanche una, ma non parlo del mio comune, parlo dell'intera area metropolitana, di tante città e regioni. Un'altra mancata presa di coscienza, sempre da parte del governo centrale, è che appunto spesso i bandi che sono stati emanati nei vari settori, quindi dai vari ministeri che nel frattempo si sono affacciati in questo primo semestre di stagione del PNRR, spesso avevano impronta e target non perfettamente collimanti con, ancora una volta, le esigenze dei territori. Avremmo preferito una maggior partecipazione a monte, un maggior coinvolgimento a monte nella definizione delle strategie. Avremmo magari gradito
siamo una città del sud, non posso non toccare questo argomento, avremmo gradito che prima si conoscessero davvero i problemi del Mezzogiorno e poi si parlasse di quote da attribuire, se 40-60% e in quale meccanismo farli dialogare queste percentuali. E quindi, come dire, il mio approccio probabilmente al tema del PNRR è abbastanza critico in questo momento, perché sì, è parecchio critico, perché, e questo lo dico al netto del fatto, quindi, nonostante sia un comune che finora è riuscito a candidare comunque un progetto a tutti i bandi, quelli chiaramente di interesse, quelli che non sono, insomma, pertinenti, noi li abbiamo valutati, però su ogni bando in qualche maniera ci siamo riusciti anche grazie al fatto di far parte di una città metropolitana tra le più e meglio organizzate e consolidate rispetto alle altre, non è una novità. Qui c'è Gigi Ragnieri che sicuramente ne parlerebbe anche meglio, però il fatto di poter contare su una strutturazione allargata come quella di una città metropolitana che ha saputo, almeno su alcuni bandi che lo consentivano, costruire una visione un po' più di ambito, di area e non di singolo comune, riuscendo ad allocare risorse importanti poi ai vari comuni che ne facevano parte, è stato sicuramente una marcia in più di cui noi andiamo anche molto fieri. Sono già due i grossi progetti legati all'area metropolitana di Bari che come comuni abbiamo potuto poi utilizzare e diciamo declinare nelle nostre città. Quindi da questo punto di vista, per cominciare ad entrare nel tema della sfida dei comuni, della città e del PNRR, questo è sicuramente il primo, come dire, il primo orizzonte che volevo delineare. Poi dicevo, è fondamentale per ogni amministratore, torno su questo concetto, che una visione di città sia costruita possibilmente prima di andare al governo di quella città. Io vengo da un comune che chiaramente rispetto alla scala molto più grande della città di Bari ha tanti punti differenziali, però credo che se ne possa ricavare comunque un denominatore comune, e cioè nel nostro caso probabilmente non ci sono i poteri forti, non ci sono i poteri economici che in qualche maniera fanno anche un po' parte, no? Interagiscono con la storia di una grande città come può essere quella di Bari o altre città del nostro paese, ma di sicuro posso dire che invece la proficua interazione tra i cittadini, anche non aggregati in forme strutturate, ma i cittadini e le amministrazioni dei comuni un po' più piccoli e medio piccoli, forse funziona da questo punto di vista. Per fare un esempio pratico, quando sono arrivata diciamo, ad amministrare la mia città, era forte, era evidente il bisogno di spazi verdi da condividere, spazi ludici per i bambini, per gli anziani, il paese ne era particolarmente privo. Non c'è stata un'associazione o un'aggregazione di persone, ma un po' praticamente tutti i cittadini hanno fatto sentire quella necessità, quel bisogno molto forte. Le primissime azioni amministrative sono andate tutte in quella direzione. Quindi è stato, se vogliamo, un condizionamento, ma che io chiamerei più che altro un percorso partecipato, e partecipato in senso reale, in senso concreto, che poi ha positivamente condizionato le azioni e le politiche dell'amministrazione. Non so quanto tempo ho a disposizione, quindi magari non voglio togliere spazio. Magari facciamo un secondo giro, esatto, se sì, ci riusciamo. Volentieri. Va bene, con piacere. Grazie, Sindaco. Anche se era stato chiamato in causa Luigi Ragnieri, direi che sia il caso di chiudere con le città dell'area metropolitana, così poi riusciamo a fare Nico. Un quadro. Nico Berlen, prego. Assessore all'urbanistica del Comune di Monza. Ti puoi levare la mascherina se vuoi, Nico? Il titolo di questo bel lavoro mi ha portato a riflettere su alcune condizioni che potrebbero sembrare poco pragmatiche, ma che secondo me sono a monte di tutta una serie di considerazioni operative. E il rapporto descrive molto bene chi possiede realmente le città e i diversi ambiti su cui questa condizione
è stata esplorata rappresenta un quadro che evidentemente non è solo nel passaggio di scala che si differenzia da comuni di un'altra dimensione come il nostro. Per cui più che concentrarmi su chi effettivamente possiede la città che noi amministriamo, mi sono chiesto chi dovrebbe possederla e quali sono gli strumenti per poter consentire un possesso che io ho interpretato nel senso di chi ha la possibilità di decidere, o meglio determinare le sorti di un territorio, così ho inteso la condizione del possesso. Una condizione mi ha aiutato a verificare effettivamente qual è la dimensione che può rendere il governo un momento di governance del territorio, e penso sia davvero la visione, è un concetto che ormai è venuto fuori in maniera chiara, ma la visione, perché ritengo che dall'acquisizione di una visione che non è soltanto di chi governa, ma anche del territorio che viene rappresentato, scaturiscono tutta una serie di condizioni. La visione va costruita e quindi richiede la partecipazione di tutti i soggetti. Un relatore parlava dell'influenza del cittadino, il cittadino influente e il cittadino che studia. Ritengo che così come è efficace ed efficiente un'amministrazione che detiene la visione. Poi la visione ha bisogno di forza per essere declinata, e anche qui vorrei sottolineare un elemento che secondo me è importante. Il territorio nazionale sta vivendo una sorta di evento straordinario. Immaginate quando una città vince una candidatura ad ospitare le Olimpiadi, vince la candidatura per ospitare la cultura annuale, città di cultura annuale. È un'occasione importante. Personalmente ritengo che siano occasioni di tipo strategico più che occasioni di tipo, come dire, estemporaneo, economico, e il rischio che percepisco è che tutta l'azione sia concentrata sulla definizione di azioni di forza più che di destrezza. E parlo di forza amministrativa, parlo di destrezza amministrativa. Noi non abbiamo bisogno di quantità di qualcosa, noi abbiamo di qualità di strutture. E qui come facciamo a non collegarci al tema delle riforme? Si può sembrare ridondante, ma come si può lavorare su una destrezza amministrativa? Noi non abbiamo bisogno di potenza amministrativa, noi abbiamo bisogno di destrezza amministrativa. Come si può lavorare sulla destrezza amministrativa se tutta una serie di DPCM, di provvedimenti governativi, si sono concentrati sul come pagare le risorse umane, come pagare gli elementi aggiuntivi appunto di potenza? Beh, io riscontro ed evidenzio un problema invece di chi pagare. E qui il discorso diventa veramente ampio, e la difficoltà del tema è proprio quello di racchiudere tutta una serie di spunti in pochi minuti. Però questo lo voglio dire perché è un elemento che chiama in causa i nostri interlocutori fisici in presenza al momento, cioè la formazione. Io ritengo che le nostre strutture amministrative oggi abbiano bisogno di qualcosa che non c'è. Non c'è un profilo che possa incontrare le esigenze degli amministratori, e questo per me è mercato delle professioni, in grado di rappresentare quello che effettivamente a noi serve. A noi, ripeto, non servono 10 ingegneri, 10 geometri, 10 architetti, a noi ne servono 2 che però abbiano cognizione di quella che io considero la filiera della visione. La filiera della visione parte dall'immaginare qualcosa, attraversa l'ideazione, arriva alla progettazione e poi alla realizzazione. Beh, guardate che se prendete questa filiera, qui ci sta la vita di noi amministratori, o comunque la vita di chi collabora, di chi gestisce un'amministrazione. E qui potremmo anche richiamare in maniera ironica chi possiede effettivamente la città, probabilmente più di quello di cui si è parlato, la componente gestionale dell'azione amministrativa ha un potere non indifferente rispetto alla gestione delle sorti della nostra città. E questo è un elemento personalmente di distorsione rispetto a quelle che erano le istanze della Bassanini, perché noi abbiamo questa capacità, abbiamo la capacità di involvere i buoni concetti, no?
ci vogliamo collegare ad altri elementi, perché abbiamo questa carenza? Io ritengo che ci sia una carenza alla base, di tipo proprio formativo, non esistono dei percorsi, il Formez ha strutturato nel tempo un'ipotesi di questo tipo, ma non abbiamo ancora una offerta, la domanda è fortissima, ma non abbiamo ancora un'offerta che si calibri invece sulla domanda stessa. Voi immaginate il rapporto che c'è fra un professionista e la pubblica amministrazione. Avete mai provato a mettere insieme l'azione devastante, attenzione, devastante negli effetti e in relazione a quelli che sono gli obiettivi che sto riportando, non nella loro, come dire, intenzione. 241 e decreto legislativo 39 del 2013, bene, vi dico che cosa succede. Il primo impedisce ad un professionista di continuare a lavorare nel proprio territorio, nel momento in cui si ricoprono delle cariche amministrative di tipo tecnico, poi qualcuno deve spiegarmi perché non di tipo giuridico, perché non di tipo commerciale, perché non di tipo... lasciamo perdere. Mentre l'altra, il decreto legislativo 39 del 2013, sancisce il cosiddetto istituto dell'inconferibilità. L'inconferibilità significa che un professionista che si trova a fare un'esperienza di tipo amministrativo e quindi matura una esperienza di tipo misto fra tecnico e amministrativo, non può essere assunto con funzioni dirigenziali nell'ambito dei 2 anni successivi da quando dismette la propria carica. Per me questo è un dispendio di professionalità, è un dispendio di profilo. Perché? Perché quel soggetto tecnico, nell'ambito della sua funzione amministrativa, ha maturato un'esperienza che, guarda caso, è proprio quello che a noi serve. E qui ci colleghiamo ad un'altra questione, la questione della mancanza degli anelli. Mancano alcuni anelli nella nostra filiera, manca un anello nella fasatura fra programmazione e pianificazione. Rileggendo un vostro rapporto, perché mi abbevero dai vostri rapporti, precisamente il terzo rapporto, Danolo parlava della variabile tempo. Bene, quello che distingue la programmazione dalla pianificazione è proprio la variabile tempo. A me piace pensare a un sistema solare dove c'è un movimento di rotazione e uno di rivoluzione, ma i due devono essere fasati, perché sennò il sistema va in tilt. Bene, noi oggi abbiamo una condizione talmente obsoleta che non riusciamo a fasare la programmazione, che è fatta di progetti, che è fatta di finanziamenti, che è fatta di tempi veloci, con i tempi della pianificazione. Quindi è come una sorta di rincorsa alla lepre. Noi rincorriamo, abbiamo rincorso tutta la stagione dei fondi comunitari, no? E lì abbiamo maturato delle esperienze che nel PNRR, per esempio, potrebbero tornare molto utili. Apro e chiudo una parentesi. Per quanto riguarda il nostro comune, il comune di Mola, abbiamo fatto un'esperienza nella programmazione, non l'ultima, la penultima, la gestione del piano urba, che aveva in sé, in quanto autorità di gestione, gli elementi che oggi probabilmente potrebbero essere utili a gestire da parte dei comuni questo evento. Abbiamo istituito l'ufficio speciale urban, come può oggi un comune, pur partendo da un supporto importantissimo della città metropolitana, che mai come in questo momento sta declinando il suo ruolo in maniera efficacissima, ma non è sufficiente, perché noi non viviamo solo di PNRR, c'è una programmazione precedente e contemporanea e parallela che non ha a che fare col CNR, sono altre strade, sono altri percorsi. Come fai a gestirli se non hai almeno il concetto dell'ufficio speciale? O all'interno delle dotazioni organiche degli uffici speciali come li chiamiamo, delle unità speciali di progetto. Il concetto è sempre quello. Attraverso le unità speciali. Scusami, Nico, finalizzate al PNRR. Finalizzate al PNRR, anche perché il PNRR non ha una dimensione soltanto di investimento che riguarda la programmazione delle opere pubbliche. Ha delle finalità che sono la visione, che sono la possibilità di declinare, implementare una visione. Ritornando al mercato delle professioni, voi immaginate qual è il motivo, per me questo, per cui non si crea un'offerta professionalizzata di quello che all'amministrazione serve, perché ci sono dei sistemi che allontanano le professioni e i profili
da questo comparto, eppure è un comparto che potrebbe tranquillamente alimentare una percentuale importante di nuove professioni. Faccio un esempio: noi abbiamo avuto a che fare nel tempo con l'architetto Boigas è stato assessore all'urbanistica della stagione delle Olimpiadi a Barcellona. Lo studio dell'assessore architetto Boigas ha partecipato ai concorsi, accendete un asterisco su concorsi che adesso lo riprendiamo, ha partecipato e ha vinto dei progetti realizzati nell'ambito di un evento speciale organizzato, gestito urbanisticamente, nessuno ha gridato allo scandalo, nessuno è andato in galera, ma non perché la giustizia spagnola sia una giustizia meno efficace della nostra. Il problema per noi è che con queste due normative abbiamo pensato di non far crescere più pecore nere sterilizzando tutto il gregge. È una banalità assurda, è qualcosa di incredibile. Questo è il motivo per cui non si avvicinerà mai nessuno a portare il beneficio della propria esperienza a quello che oggi alle amministrazioni serve. E quindi si crea una sorta di vuoto, di buco, di soluzione di continuità fra quella che è la filiera delle realizzazioni. I concorsi, dicevo, accendiamo un asterisco, poi mi fermo un attimo, accendiamo un asterisco. Ecco perché parlo di riforme, no? Da quanti anni si rincorre, lasciamo perdere la riforma urbanistica, da quanti anni si rincorrono modelli in cui il concorso possa diventare uno strumento ordinario di progettazione? Da quanti anni? Bene, quanti altri anni ci vorranno per poter riprendere questo argomento? Perché fino al 2026 di concorsi non se ne può parlare, perché il bando esce oggi e il progetto esecutivo lo devi dare fra 5, 6 mesi, 7 mesi, mi volete dire qual è, vista la nostra non esperienza, non know-how in termini di concorsi di progettazione per poter rispondere? Quindi fino al 2006 e con tutta la coda delle proroghe che già si ipotizzano nel modello italiano, rispetto a quei termini noi ci scordiamo di attivare percorsi e procedure di questa natura. Allora, io direi, anche qui c'è qualcosa che non mi torna, ci occupiamo giustamente della partecipazione a determinati livelli e non ci preoccupiamo del fatto che i nostri progetti nascono, crescono, si consumano nell'ambito di scelte che sono di uno, due, tre persone, me compreso. E io lo subisco come un vizio, non lo subisco come un privilegio. Chiudo qui, ma c'è tanto da dire ancora. Grazie, Nico. E la parola Gigi Ranieri, che è stato più volte evocato. Devi solo accendere. Guarda. Sì, come la camera. Ok, perfetto. Evocato, diciamo, molto seduta spiritica. Va bene. Evocato perché? Perché in città metropolitana stiamo provando con i nostri comuni a dare qualche risposta a questa fase, alle domande che si stanno generando in questa fase assolutamente caotica, perché il fattor comune di tutti gli interventi è lo stesso, il PNRR è un momento, diciamo, di anche caotico per gli enti locali, un po' per tutto il paese, che si trova a fare delle sfide che nascono in forma emergenziale e in forma anche, diciamo, con il carattere di urgenza permanente che ci caratterizza da molti anni e che in questo caso, diciamo, si è materializzato attraverso il PNRR, che è uno strumento strategico fatto in pochi mesi. Questo è un ossimoro, diciamo, di partenza, ossimoro perché oggettivamente è in questo, diciamo, l'Italia come tutti gli altri paesi si sono trovati in pochi tempi a delle risposte burocratiche a Bruxelles in termini di scadenze, in termini di milestone e di target. Non per niente il PNRR in Italia è stato coordinato dal Ministero delle Finanze, che per voi è indicativo di quello che è dal punto di vista di Bruxelles e di che cosa Bruxelles ci ha chiesto. Ci ha chiesto in poco tempo di definire un piano degli investimenti, che era un business plan sostanzialmente, e associare a questo business plan per ogni investimento dei target e dei milestone. Cioè dire, dobbiamo fare il piano del ferro per attivare tutti i collegamenti diagonali in ambito italiano, e quindi la Roma-Pescara, la Salerno-Metaponto
e la Orte Falconara, che sono tutti collegamenti trasversali, avete da farlo entro il 2026 questo set di investimenti, Cuba, non lo so, 10 miliardi di euro, ditemi entro quanto tempo lo fate, tutti i target che dovete raggiungere, senza poi approcciare il tema ragionando se effettivamente servono, se questi investimenti sono utili e come farlo, ma delegare questo tipo di ragionamento al progetto stesso, che nella sua analisi costi-benefici, nel suo rispetto del principio di NSH, nei suoi strumenti che lo alimentano, doveva trovare la ratio per cui è stato fatto. Quindi questo approccio al business plan di Bruxelles ha avuto come risposta dell'Italia un movimento che innanzitutto è stato assolutamente di natura ministeriale, nel senso che i ministeri l'hanno acquisito e l'hanno portato avanti, ovviamente non avendo i tempi necessari, e in questo insomma, non è un atto di accusa, è una fisiologica e naturale conseguenza dei tempi del percorso. Creando delle filiere corte, questo lo dico anche a vantaggio dei comuni e dell'ANCI, perché in molti casi i ministeri si sono interfacciati direttamente con i comuni per capire di cosa avete bisogno, perché bisognava far atterrare i progetti in tempi stretti, piuttosto che avere un dialogo più di natura strategica con le regioni. E quindi con le regioni si parlava di sanità perché la delega era sanitaria, con i comuni si parlava di territorio perché... Non so se è giusto o sbagliato, di fatto è stato fatto un elenco di progetti a cui adesso noi dobbiamo dare risposta con tempi certi e output certi, che è la vera novità rispetto al periodo di programmazione che è attuale o anche il precedente, dove il concetto principale che guidava la programmazione era una programmazione strategica, quindi un indirizzo strategico, e poi la spesa, questo grande mantra di dover fare spesa, di dover spendere soldi a tutti i costi. Con il PNRR invece si chiede al sistema paese, all'Italia, no, voi dovete fare progetti, dovete produrre risultati. Okay? Quindi i ministeri hanno fatto i milestone, hanno fatto i target, risposta ai milestone e ai target è assegnare già un set di progetti da realizzare. Questo set di progetti da realizzare con i milestone e con i target ha fatto sì che i territori dovevano dare delle risposte immediate, certe, sia in termini di efficacia che in termini di efficienza. I territori sono pronti? Assolutamente no. E non è una questione meridionale o settentrionale. L'Italia e la burocrazia attuale, la governance e gli assetti dei comuni e degli enti territoriali in questa fase storica non è assolutamente pronta, e qualunque strategia sia stata messa in campo in questo momento dal governo, e che è una strategia anche a suo modo giusta, che è quella di potenziamento delle strutture in termini di personale, in termini di competenze, in termini di formazione, è una strategia che nasce tardiva, perché se io prendo una persona oggi in un ente locale ci vorranno almeno 6 mesi per poterla formare e iniziare a farla ragionare come se fosse parte di un ingranaggio, perché anche il più bravo di tutti, pure per capire dove sta l'organizzazione, ci mette qualche mese. Ora, in questo scenario, ovviamente, nasce il gap di competenze e il gap di visione, che sono i due gap che voi tutti avete definito nei vostri interventi. Gap di visione vuol dire che se abbiamo fatto un business plan, inevitabilmente le visioni se le devono cercare i territori, perché i territori nel rispondere ai vari bandi, alle varie sollecitazioni a livello nazionale, devono inevitabilmente rispondere con dei progetti. O questi progetti sono già a priori incastonati in una strategia, oppure sono progetti a casaccio. Punto. Quindi o abbiamo territori che sono già abituati a definire e a parlare di strategie e di visioni, oppure inevitabilmente rispondono a casaccio. Quando rispondono? Perché in molti casi non c'è neanche il famoso parco progetti, perché se io oggi, in questo momento, come città metropolitana e come comuni, abbiamo risposto a 12 bandi in 2 mesi, su almeno 7-8 temi diversi, capite bene che o i comuni ce li hanno i progetti, o sanno dove devono andare, oppure non si va da nessuna parte, motivo per cui in molti casi, e non è un problema di sud o nord, è un problema generalizzato, le risposte non stanno arrivando anche in termini di risposte ai bandi. E questo è il primo tema. Il secondo tema fondamentale è il tema che dicevano un po' tutti prima: chi li fa questi progetti?
perché è vero che sono state attivate forme importanti di reclutamento, forme di anche di nuovi assetti di governo e anche una stagione di riforme significativa, però la stagione di riforme finché arriva a compimento, perché poi non è che gli strumenti ordinari per legiferare sono cambiati, quindi i tempi si allungano inevitabilmente. B, il problema di governance è un problema che poi si scontra con la pratica. Noi non troviamo, questo dovrebbe essere per voi motivo anche di, diciamo, di una buona notizia, di sorriso, non si trovano ingegneri ed architetti, manco a pagarli a peso d'oro. E manco a pagarle a peso d'oro, perché uno dei motivi principali di successivi aggiustamenti è stato assolutamente questo, cioè il primo bando vi pagavano a 1200 euro, si sono resi conto che era troppo poco, che non rispondeva nessuno, adesso si stanno inventando le alte professionalità e le stanno pagando altrettanto. Ma la verità è che tra 110, bonus edilizi, progetti che stanno partendo, progetti che si stanno concludendo, non mi dilungo sul fatto che adesso stiamo anche a fine ciclo di vecchia programmazione, quindi abbiamo anche tutti i fondi strutturali a cui dover rispondere, inevitabilmente ingegneri, architetti, geologi stanno diventando merce rara, quindi questo è un buon auspicio per, diciamo, la maggior parte di voi. Però è vero, ed è un tema piccolo e pratico. Pensate poi, diciamo, a una burocrazia, a un assetto istituzionale che ovviamente è complicato perché era abituato ad altro. Tutto questo ovviamente sembrerebbe creare o presagire uno scenario foschissimo. Non è detto, perché le note positive sono che i territori si stanno organizzando e quindi, diciamo, ci stiamo adeguando, che la filiera corta sta dando buoni risultati, perché prima col ministero tal dei tali, il ministero emaneva il bando, noi rispondevamo, dopo un anno si aspettava la risposta, varie pressioni politiche che potevano esserci durante questo anno e alla fine poi usciva qualcosa che ci volevano altri 10 anni per farlo. L'esperienza personale avuta in questi mesi è: il ministero c'ha un problema, chiama direttamente il comune e cerca di risolverlo, il comune ha un problema, trova un interlocutore con cui dialogare. Questa filiera corta è molto molto utile e sta portando anche buoni risultati, perché poi ci sono una serie di aggiustamenti in corsa, anche se magari può sembrare una brutta figura il dover riaprire un bando, il dover vedere un bando con una FAC o banalmente anche dover discutere se il prossimo bando si farà in un modo o fare in un altro, che prima era visto come una cosa quasi sacrilega perché non si rispettavano i ruoli. Questo invece devo dire che sta pian pianino producendo dei buoni risultati e fanno ben sperare. Alla stessa maniera sta probabilmente in maniera indotta nascendo anche una diversa cultura della cosa pubblica in termini di diciamo priorità nell'ambito del sistema paese, quindi si sta dando maggiore importanza al ruolo del pubblico come ruolo di governo, che non è più un posto, un luogo che deve essere depredato dai privati, ma è il luogo dove effettivamente si costruisce la visione del paese del futuro. E questi sono tutti dei semi, dei germi. Magari qualche progetto salterà nel 2026, però qualche cosa di buono si sta facendo. E tanto di buono stiamo facendo in città metropolitana oggi, e lo posso dire che stiamo facendo qualcosa di buono perché siamo la prima città metropolitana che sta partecipando ai bandi, tutti i nostri comuni in maniera coordinata stanno partecipando alle attività, al problema di visione abbiamo sopperito decidendo tutti insieme di darci una visione metropolitana, che è un fatto, diciamo, molto importante, e al problemi di governance stiamo sopperendo cercando di centralizzare alcune funzioni strategiche per poter, diciamo, aiutare i comuni nella progettazione e nella definizione della partecipazione ai bandi. Quindi stiamo dando le risposte come città metropolitana, ma tanto lo stiamo facendo adesso perché abbiamo una storia. Noi dal 2006-2007 siamo abituati a parlare tra di noi e a parlare di pianificazione strategica, quindi di fronte all'urgenza noi rispondiamo con la strategia perché siamo stati abituati negli anni a ragionare così. I primi tempi non era così. I primi tempi, la pianificazione strategica era 31 comuni, vi assicuro che nel 2008-2009
i comuni si scornavano tra di loro, c'erano le frazioni del centrodestra, le fazioni del centrosinistra, il sindaco autonomista, il sindaco invece filo governativo, c'era un po' di tutto, con enormi litigate, ma a furia di abituarci a stare insieme, adesso abbiamo un problema. L'altro giorno avevamo un problema con Invitalia, alle ore 15 è nato il problema, alle ore 10 del giorno dopo 41 sindaci tutti davanti allo schermo con i loro delegati, i loro tecnici per cercare di risolvere, alle ore 13 è stato risolto. E 41 sindaci, nessuno di loro ci ha pensato, ma quello è un problema che ha creato quel comune, quindi io mi faccio i fatti miei. Ci siamo seduti e abbiamo cercato di risolverlo. Questa risposta che fa, devo dirlo, posso dirlo, perché poi in Camera Carità ti smicchiamano da invitare e mi dicono, che siete, fa scuola in tutta Italia e devo dire che ci sta andando bene, ma tutto questo non è possibile e non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata una storia di collaborazione. Questo per me è un germe importante, è un seme che stiamo coltivando anche come sistema paese, perché da questo PNRR e questa nuova forma di dialogo a livello istituzionale può nascere un nuovo modo di fare governo, e questo sicuramente è la migliore notizia di tutte, migliore di alcuni target che magari non riusciremo a soddisfare. Poi mi devo tacere perché sono sicuramente lungo. Grazie. Gigi, ci dai qualche conforto in immagini sempre fosche sulle storie del PNRR. Che ne pensa l'INU Puglia, Francesco Lodon? Grazie Nicola, grazie per l'invito e soprattutto grazie per avermi fatto ascoltare una serie di riflessioni su chi determina il futuro della città, che poi è un po', credo, il tema del settimo rapporto. E riguardare questo tema rispetto al rapporto con il PNRR, quindi se il PNRR riuscirà ad essere un'azione capace di determinare in un certo senso il futuro dei territori, mi ha fatto pensare ad alcune questioni, di cui due sono emerse un po' da tutti gli interlocutori, quelle che ha già ricordato anche Gigi, cioè l'organizzazione e la visione. E sulla visione mi permetto soltanto di fare una chiosa a quanto è stato già detto. Mi sembra evidente anche da quello che trovate sul sito dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, dove è stato fatto un confronto tra come le 14 città metropolitane stanno affrontando il PNRR, emerge, secondo me chiaramente, che quelle città metropolitane dotate, per esempio, di un piano strategico, hanno più facilità nel discernere e nel selezionare magari più proposte, mentre naturalmente chi non ha a monte una visione di piano già condivisa e precedente, all'emersione di questa effettivamente grande opportunità per certi versi, ma anche grande responsabilità, perché crea ulteriore debito pubblico rispetto alle future generazioni, quindi bisogna avere grande attenzione a come si spendono questi soldi. È evidente che questa cosa sulla visione, in chi l'affronta avendo dietro alle proprie spalle un piano e chi l'affronta invece dovendosi basare magari sui pesi insediativi, pesi demografici, come si fa la selezione delle proposte, ammesso che ne arrivino di più, perché poi rispetto a quanto ci diceva prima Gigi, spesso bisogna ringraziare quando arrivano le proposte da parte dei comuni. Ecco, questa differenza, almeno a guardare i 14 casi italiani, spesso la fa la dotazione di una visione di cui un territorio dispone rispetto a chi questa visione non ce l'ha. E questo vale naturalmente anche per i comuni, perché è evidente che chi dal punto di vista dei comuni ha un piano urbanistico generale di recente formazione, chi ha fatto un piano integrato di rigenerazione urbana, chi ha pensato a quello che doveva essere il futuro della città, bene o male, si trova alle spalle un bagaglio di proposte e un bagaglio di studi, quantomeno di analisi, rispetto ai quali poi fare naturalmente le proprie scelte, orientandole alle famose sei missioni che
scontano, e su questo io sono d'accordissimo con quello che diceva Gigi adesso, questo peccato originale di essere effettivamente una programmazione economica con scarsa attenzione alle differenti composizioni, attitudini, caratteristiche dei nostri territori, perché ecco, l'Italia da questo punto di vista è particolarmente ricca e quindi trattare allo stesso modo territori così diversi non è probabilmente la cosa giusta da fare. Su questo apro e chiudo una parentesi. Abbiamo fatto uno studio statistico con delle colleghe dell'Istat e della Facoltà di Economia di Bari su come le regioni oggi, valutando i dati e gli indicatori al 2019 resi disponibili da Istat, sul Sustainable Development Goals, valutando con questi criteri le 6 missioni del PNRR in ciascuna regione, si evidenzia che ogni regione naturalmente ha delle caratteristiche che le rende più o meno deboli rispetto a ciascuna delle componenti e degli obiettivi di sostenibilità che ci si pone. Quindi questo mi sembrerebbe porre subito sul tappeto la necessità di articolare la distribuzione delle risorse, non soltanto in maniera competitiva, ma anche in maniera funzionale alle diverse caratteristiche e ai diversi stati di partenza dei territori, cioè ci sono dei territori più deboli su alcuni aspetti e più forti su altri, che naturalmente dovrebbero avere un accesso diverso alle risorse indirizzandole rispetto alle proprie debolezze o ai propri punti di forza. Quindi organizzazione e visione. Poi carenza di strumenti normativi e di capacità delle pubbliche amministrazioni rispetto proprio al nostro sistema di regole, quello che in parte aveva toccato Carla Tedesco insieme ad Angela Barbarente prima, la necessità di riorientare la politica pubblica in termini di flessibilità. È chiaro che non è facile, perché c'è sempre il dilemma tra flessibilità e certezza nelle regole dell'azione pubblica, però occorre probabilmente rivedere il nostro concetto di azione pubblica, cosa che in realtà per certi versi negli ultimi 2 decenni almeno si sta facendo. Sempre sul sito dell'INU trovate per esempio una proposta molto chiara che è stata rivolta al governo dall'istituto, ovvero la necessità di pianificar facendo, ricordando ecco, una citazione nota a tutti, ossia cercare di almeno orientare l'azione frenetica per certi versi a cui si è costretti in corso con dei piani flessibili di strategia, ma che diano almeno un indirizzo, un comune orientamento alle azioni che si fanno per rispondere ai diversi bandi. È stato chiamato piano urbano integrato come proposta, ma al di là del nome, insomma, il senso è questo. Questo perché le differenze in Italia sulle capacità organizzative, che ne vogliamo dire, sono profonde. Da ex dirigente del Comune di Taranto scrissi all'allora ministro Provenzano evidenziando le differenze proprio sul numero e sulle competenze dei funzionari pubblici della direzione urbanistica del Comune di Taranto al 2019, formata da 43 dipendenti, di cui solo 3 laureati, 4 geometri e 5 periti, contro il Comune di Ravenna che aveva all'epoca 120 dipendenti con 65 laureati e tutto il resto diplomati. Quindi è evidente la differenza strutturale proprio nell'organizzazione dei due enti, con un Comune di Taranto che è il doppio dal punto di vista demografico del Comune di Ravenna. Quindi già questo, poi è saltato il ministro Provenzano, il piano per il Sud, e quindi diciamo è tutto andato in altra strada. Rispetto a queste criticità, che mi sembra essenziale affrontare, è evidente che bisogna cogliere anche le opportunità, nel senso che, come diceva adesso Gigi Ranieri, c'è questa necessità, anzi l'obbligo, di accorciare i tempi della decisione, e quindi la famosa filiera corta, addirittura da ministero a comune, potrebbe essere certamente un'opportunità, se ben utilizzata, per riportare a sintesi quello di cui parlava prima
uno dei redattori del rapporto, ossia la necessità di riportare a sintesi i tempi lunghi della visione, del piano, della strategia con i tempi relativamente più brevi, non sempre più brevi mi verrebbe da dire, del progetto e delle opere pubbliche. È evidente che il PNRR ci costringe, e su questo in Italia non mi sembra siamo particolarmente bravi, ad un'azione di riforma che il PNRR richiede obbligatoriamente sulla giustizia, sul fisco, che sono temi, in particolare penso al fisco, che hanno un riflesso diretto sul modo di gestire la città. Perché in particolare se vogliamo incidere sulla città esistente, è evidente che occorre incidere su quello che Fausto Curti chiamava lo scambio leale, cioè il modo, il rapporto con cui si può usare la fiscalità urbana in buona sostanza, cosa che i comuni da soli oggi non possono assolutamente decidere in quanto il fisco è materia di assoluta competenza statale, neanche regionale. Quindi è evidente che sarebbe l'occasione questa per incidere su certi elementi. Anche su questo l'Istituto Nazionale di Urbanistica ha fatto un documento richiedendo un intervento al Ministro Giovannini proprio su questa possibilità, perché dal nostro punto di vista renderebbe subito operativa quella flessibilità e quella filiera corta, perché il governo locale avrebbe la possibilità di orientare le politiche degli attori privati attraverso la leva del fisco, che mi sembra una cosa un pochino più intelligente, piuttosto che continuare ad operare come unico elemento sulla volumetria, che ricordiamo è l'unica moneta, tra virgolette, di cui il piano urbanistico alla fine della giostra dispone. Quindi è evidente che se si vuole utilizzare la perequazione, che cosa succede? Aumentano i volumi. E questo in un momento in cui tutti parliamo di transizione ecologica, risparmio di suolo, eccetera, 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 non va assolutamente bene. Rispetto quindi a tutto questo, siccome ormai la situazione è quella che ci ha descritto benissimo Gigi, mi sembra che la città metropolitana da questo punto di vista possa essere anche un elemento di riferimento su un tipo di risposta. Il Comune di Bari, credo che la tua stessa figura nel Comune di Bari rappresenti un po' la volontà del sindaco De Caro di crearsi uno staff che affronti, no, il modo con cui le politiche tra quelle esterne e quelle comunali vadano un po' guardate, viste, o comunque ancora prima della mia figura c'è stata l'assessore tedesco. Assessore tedesco. Benissimo. Ma voglio dire, il sindaco De Caro ha avuto comunque la volontà di organizzarsi una struttura che supporti, no? La stessa cosa aveva fatto Melucci a Taranto con l'Urban Transition Center, cioè al di là del PNRR, prima del PNRR, un'amministrazione che intenda promuovere delle azioni che vadano al di là di quelle istituzionalmente configurate, normalmente cerca di attrezzarsi. È evidente che poi ci sarà il Comune di Bitetto che dirà: ma io non ho i fondi, mi sento, ho una dimensione diversa da quella del Comune di Bari o del Comune di Taranto. È certamente vero, e quindi un'azione come quella della città metropolitana, ecco, magari rafforzata rispetto a una visione che al momento onestamente non vedo, perché forse è il PUMS che c'è come strumento urbanistico metropolitano, o ce ne sono altri, questo mi correggerai Gigi appena tra pochissimo, e ecco, mi sembra questo importante che si riesca a fare. Quindi da questo punto di vista il tempo è breve, sia del mio intervento ma anche della risposta al PNRR, perché, e chiudo, sentivo un mio amico all'Università di Amsterdam che si occupa di economia, che mi ricordava che il 44% dei fondi del PNRR sono in carico Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, e loro attendono di vedere quali avanzeranno, perché secondo il regolamento, lui mi diceva, dovrebbero essere redistribuiti. Questo è un po' la chiosa. Grazie. Grazie a te Francesco. Allora, intanto se qualcuno poi vorrà intervenire si prepari l'intervento. Io faccio qualche riflessione finale, come mi è capitato di fare a Bologna. Ovviamente non trago le conseguenze perché è impossibile. Una cosa la dico con molta sincerità, sarà molto utile la registrazione di questa tavola rotonda per il nostro osservatorio sul PNRR, perché avete detto
dall'interno molte cose interessanti e alcune anche di carattere molto positivo. Parto da queste perché sugli aspetti negativi anche i ragazzi ne hanno sentite già abbondano, cioè diciamo non ci facciamo mai mancare niente in Italia, potremmo dire. Però aspetti positivi, innanzitutto questo racconto di Bitetto, di visioni dal basso diffuse sulla popolazione per il tema degli spazi verdi, degli spazi pubblici, e quindi come una specie di risposta, Nico, quando tu dicevi chi decide le sorti di un territorio, può capitare anche che per alcuni pezzi dei progetti PNRR possano decidere il territorio anche i cittadini, o quantomeno farsi latori, no, di una visione, di una domanda che parte dal basso. Quindi anche in parte rispetto a quello che dicevano prima Gian Barbanente e Cara Tedesco, mi sembra interessante questa cosa che ci raccontava. Il tema dei concorsi è grave il tema dei concorsi, perché sono qualità. Io ho chiuso ieri le commissioni di lavoro del 338 per Taranto e l'ex Brefotto Frisini, 34 progetti. Per la Cimarrusti di Lecce ce ne sono stati 42 progetti. Abbiamo fatto il primo grado, 5 progetti al secondo e abbiamo fatto il vincitore, che ora farà il definitivo in 60 giorni, perché la DISU partecipi al quinto bando della 338 con un progetto di qualità, non con un progetto qualsiasi contingente, e tu sai della Frisini in quale punto di Taranto si trova. Cioè, quindi questi processi, diciamo, di innovazione potevano essere in effetti, come dici tu, più diffusi. Sono perfettamente d'accordo con te. Molto interessante, mi sembra, e va in conferma con quello che diceva Nick Magnier, cioè le città metropolitane si presentano come una novità. Noi lo stiamo dicendo già dal primo rapporto, quello del 2014, no, in cui osservavamo i primi impatti della legge del Rio, veramente il ruolo di questo ente intermedio può essere molto significativo. Mi diceva uno come Valentino Castellani, che vede la città metropolitana di Torino, che ha più di 100 comuni, di cui alcuni alpini, di qualche migliaio di abitanti, con condizioni totalmente diverse da quelli, quindi lì capisco che fa problema. Invece questi 41 di questa storia lunga della Puglia centrale probabilmente possono realmente entrare in... Tra l'altro non penso che vi siete messi d'accordo tu e Nico, siete arrivati in tempi diversi, quindi avete detto delle cose sulla città metropolitana, la vostra interazione, vuol dire delle battute, la vostra interazione, che mi sembra un dato molto, molto importante. E cittadino influente, quello che studia, quello che riesce a costruire anche una massa critica delle azioni di forza sulle amministrazioni, quindi questo è un messaggio che viene lanciato soprattutto ai giovani. E poi di nuovo il ruolo dell'università nei processi di formazione, in cui noi dobbiamo guardare sempre di più alle reali esigenze del territorio, perché veramente un'occasione mancata questo di 1.800 risorse umane che in qualche modo il governo aveva promesso, in un momento, come diceva il sindaco, in cui c'è un arrivo di una valanga di fondi e di bandi, in cui è difficile tenere una visione di città sullo sfondo, ma si va alla corsa. Si è visto anche col bando degli asili nido, che addirittura non è riuscito a coprire neanche la metà, no, a livello nazionale. Bari città 10, in città metropolitana una cinquantina. Quindi ci dai dei dati confortanti. Ora, al di là del campanilismo, perché siamo a Bari a presentare il rapporto, sono i dati confortanti invece veramente sul tema della funzione delle città metropolitane. E quindi sapete tutti che questo scavalcamento delle regioni nel PNRR è un'altra cosa che viene ogni tanto messa in evidenza. Era accaduto già per l'Urban, dico ad Angela e a Carla, che studiammo, no, tanti anni fa, in cui i comuni addirittura dialogavano direttamente con l'Unione Europea, con i commissari, eccetera. E questo per non arrivare alle regioni, dove Angela ha dimostrato che invece le regioni possono dare i quadri di riferimento utili e necessari alla pianificazione, attenzione, non mi fraintendete. Però mi sembra che veramente questo ruolo nuovo della città metropolitana, della copianificazione, sia veramente un dato molto confortante. Continueremo a discutere fino al 2026 di questo coso. Se ci sono delle domande,
o volete interagire con i racconti che sono stati fatti, approfittatene. Sì, Angela, con piacere. Questo tema della filiera corta, io credo che noi dimentichiamo a volte i principi basilari. Principio basilare legato alla sussidiarietà è quello dell'appropriatezza. Allora, non è appropriato che la regione si occupi di questioni urbane, almeno per come la vedo io. Cioè, va benissimo il rapporto diretto tra ministero. Grave sarebbe se sul paesaggio, che ha una dimensione diversa, fossero scavalcate le regioni. E quindi io penso che occorra, e questo deve riguardare anche il rapporto tra città metropolitana e decentramento. Ci sono Bitetto ha fatto delle cose bellissime anche come adeguamento al piano paesaggistico, una bella strategia sul patto città-campagna. Ora, io penso che rafforzare i municipi sia importantissimo per creare quella dimensione sociale e di controllo anche sociale dell'operato delle amministrazioni, che io colgo nei piccoli centri, medi centri, a Mola, Bitetto e in tanti altri centri, che invece in una medio-grande città si perde completamente. Quindi va interpretata bene. Invece in Italia ognuno vuole fare tutto. Ognuno vuole soprattutto gestire, e il principio della sussidiarietà viene interpretato nel modo peggiore, non considerando la dimensione della appropriatezza e della vicinanza al cittadino.